Stanno salendo i nostri ospiti sul palco. Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ecco qua, un bel applauso ai nostri ospiti sul palco. E quindi un ringraziamento a tutti voi che avete risposto a questo appuntamento dell'assemblea pubblica della città di finanza di Bronzolo. Es ist sehr schön, dass Sie alle dem Aufruf gefolgt sind, hier bei dieser Bürgerversammlung dabei zu sein. Kurz zu meiner Person, ich bin Journalist und Moderator unabhängig, sono libero giornalista, mi presento, indipendente e conduttore eventi, e quindi ho l'onore di potervi fare da moderatore qui questa sera alla Cultursa. Il nome è Emanuele Esposito e sono di Bolzano. Ecco, detto questo, volevo farvi i complimenti perché io un anno fa, per la prima volta, nelle mie perlustrazioni ho preso il 110, che penso faccia capolinea qui, e quindi sono arrivato qui e per me si è schiuso un mondo che non conoscevo. Un bellissimo paese con tante stratificazioni culturali e degli edifici che appunto mi hanno appunto fatto conoscere Bronzolo che non conoscevo. Ich denke, Bronzolo würde sich auch viel mehreren Besuchern anbieten, also von meiner Seite. Ihr lebt wirklich einen schönen Dorf, das der Blick von außen. Siamo qui oggi per appunto sentire quello che la giunta comunale, der Gemeindeausschuss, hat gearbeitet in den letzten Jahren. Monat und heute wird ein bisschen Information preisgegeben von dem, was getan wurde, von dem, was realisiert wurde und von dem, was noch in Planung und in der Realisierungsphase ist. E quindi sarà un momento appunto di incontro, di scambio, da vera democrazia, no? Appunto, di incontro, lo scambio, non la democrazia non si svolge solo, come tutti sappiamo, nel momento delle votazioni, però anche durante tutta la legislatura, quindi intervenendo, incontrandosi e scambiando idee e opinioni. Das ist sehr schön, dass hier Demokratie live gelebt wird und eben nicht nur an jenen Tagen, wo man eben dann den Stimmzettel abgibt. Ich begrüße also, saluto per primo la signora Sindaca Giorgia Mongillo, buonasera. Bürgermeisterin Margot Pizzini, guten Abend. E poi certamente è un onore poter salutare il governatore della provincia autonoma di Bolzano, da Ehrengast, Arno Kompatsch, guten Abend. Dopo questo primo momento di intervento e di elencazione che va declinando appunto i vari momenti del fatto, quello da fare, quello ancora da realizzare, ci sarà poi un momento di microfono aperto. Es wird dann in einem zweiten Moment des Abends die Möglichkeit bestehen, wo Sie, meine Damen und Herren, zu Wort kommen werden können und Ihre Fragen stellen können an unsere Vertreter, politischen Vertreter hier auf der Bühne. Und der Landeshauptmann hat mir darüber hinaus gesagt, er steht für alle Fragen zur Verfügung am Ende des heutigen Abends. Wie diceva appunto il governatore Kompatsch, che è di là, di tutte le domande e i discorsi che verranno fatti, i dibattiti o quant'altro, è a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda che appunto la cittadinanza vuole porre. Poi, alla fine, zu guter Letzt, wir sind ja im schönen sonnigen Unterland, wo es ja auch gemütlich ist, gibt es dann auch noch, wie wir alle wissen, einen Umdruck hier vorne im Vorsaal, quindi chiuderemo in bellezza con un piccolo rinfresco. Allora, detto questo, cedo subito la parola alla signora Sindaca Giorgia Mongillo, perché so che abbiamo delle parole di saluto da parte sua. Buonasera a tutti, un saluto particolare a tutte le cittadine e i cittadini presenti. Mi fa veramente piacere che siate qui numerosi questa sera, proprio per poter ascoltare quello che è stato fatto in questo periodo, ma anche per poter sentire da voi i vostri aspetti, le vostre domande.
Permettetemi di salutare tutte le autorità civili e militari, in particolar modo vorrei salutare la Giunta di Pronzolo, quindi l'assessore Benedetto Zito, che è l'assessore che si occupa dei lavori pubblici. Vorrei salutare ancora l'assessore Casotti, che è l'assessore che si occupa per quanto riguarda lo sport del verde, e un saluto anche all'assessore Kaufmann che si occupa di urbanistica. Chiaramente un saluto va anche a tutti i consiglieri presenti in sala, e in particolar modo voglio anche salutare il comandante della stazione dei Carabinieri di Naspolore, grazie per la sua presenza. Non vedo in sala, forse non lo vedo adesso, il sindaco di Laives, che avrebbe detto che c'è, è lì. C'era un posto davanti, mi fa piacere che lo sindaco che tu sia venuto a partecipare a questa serata, è molto importante comunque la collaborazione fra i comuni limitrofi e comunque sia conoscere, sapere ciò che fanno anche i comuni vicini, quindi ti ringrazio per essere venuto questa sera. E, bene, sehr geehrter Herr Landesanwalt, ich freut mich, Sie zur heutigen Bürgerversammlung der Pranzol im Fokus herzlich begrüßen. Wir wissen, dass Sie viele Termine wahrnehmen müssen, deshalb freuen wir uns besonders, dass Sie heute hier sind. Vor zwei Jahren, wenn Sie sich noch erinnern, waren wir in diesem Saal da, haben wir Ihnen unsere Zielsetzungen vorgestellt und jetzt, heute, können wir uns Ihnen Ergebnisse und unsere weiteren Projekte vorstellen. In questo momento mi piacerebbe quindi non solo fare un elenco di cose, di attività che abbiamo fatto in questo periodo, mi piacerebbe invece farle proprio conoscere più da vicino quello che è il nostro paese, quella che è la nostra comunità, quello che è Pronzolo e quello che sono i suoi abitanti. Pronzolo ha ancora questa identità di paese, si estende su una superficie di 7,5 km, qualcosa del genere, e così perché comunque è delimitato anche naturalmente chiaramente dai monti, da un fiume, sicuramente anche poi dai confini che provengono dai comuni limitrofi che sono appunto Laives, Badena e Ora. È un paese comunque e vogliamo anche rimanere paese, quindi non vogliamo chissà estenderci o diventare una specie di paesone, una cittadina, perché ci piace vivere qui proprio perché ci sono veramente dei paesaggi rurali, quindi le persone vanno a passeggio, vanno in giro e vanno poi nei boschi, quindi è veramente un paese ancora vivibile a misura per tutti noi. Devo dire che la nostra popolazione di 2.808 probabilmente crescerà nei prossimi anni, ma diciamo che abbiamo una bella popolazione anche tra i 30 e i 65 anni di persone che abbiamo circa 1.400 persone, abbiamo circa 545 persone oltre i 65 anni. Quindi abbiamo una bella fascia di persone in età lavorativa che stanno bene e che rendono questo paese veramente molto vivo. Abbiamo anche dei giovani, mi permetto anche di dire che abbiamo dei giovani e siamo un paese veramente di talenti. Per ultimo abbiamo avuto il campione mondiale di skiroll Matteo Tanel, abbiamo anche un campione mondiale di ball sport che è Alex Ofterklam, abbiamo anche chi ha partecipato al campionato, che è il campionato italiano, ma anche di freccette. Quindi veramente abbiamo una popolazione molto attiva anche a livello musico e poi insomma siamo anche rappresentati da Miss Tirol, che dire che non siamo solo diciamo così a livello agonistico, ma siamo anche insomma rappresentati da una bella persona. E sicuramente poi anche qui le persone si riuniscono in attività associative, abbiamo veramente tante associazioni, ma non solo, abbiamo anche persone che fanno anche altre cose, che appunto sono molto attivi anche i nostri giovani, nella danza, nel teatro e tante altre cose anche in aspetti artistici. Abbiamo qui a Pronzolo ogni anno, ad esempio abbiamo la mostra di artisti, quindi partecipano veramente così tante persone, perché qui le persone hanno tanto da dire e veramente si scopre molto di quello che provano e di quello che vivono anche vivendo a Pronzolo. E non dimentichiamo per ultimo che abbiamo anche quello che, passatemi il termine, l'imbrattatore artistico dei muri dell'edificio al momento di Bolzano, ma che presto arriverà a imbrattare anche Pronzolo, che è Matteo Picelli in arte e genio. Quindi siamo un po' orgogliosi di questo e sicuramente, però devo anche dire, c'è lavoro
ci sono tante persone che al di là degli organismi associativi fanno del volontariato così, che non si vede. Io mi sono un po' venuta a conoscenza del mio carico da sindaco, ci sono persone che ancora si aiutano, che hanno quel senso del buon vicinato, di guardarsi, di osservare se qualcuno ha dei problemi. Succede per un anziano che può essere solo, un anziano che magari si perde in giro per la strada, può essere anche un semplice bambino che vuole attraversare la strada, che è solo, e quindi e questo noi lo vogliamo mantenere ancora questo aspetto del paese, dove ancora i nostri bambini vanno a scuola da soli o col pedibus, dove veramente abbiamo tutto, abbiamo tre piste ciclabili lì vicino, abbiamo la stazione, abbiamo la farmacia, veramente quindi è un paese ancora vivibile. Possiamo sicuramente migliorare, forse un aspetto che dobbiamo migliorare è proprio quello forse delle macchine o dei parcheggi, quindi un po' di abbellire forse un po' di più il nostro paese, questo sicuramente vorremmo lavorarci, però spero di averle adesso così presentato il nostro paese e spero che questa serata possa così aiutarla a capire ancora di più e a farci sentire anche più vicini nella collaborazione che comunque ci tengo ad avere sempre in futuro anche con le istituzioni provinciali. Una bellissima cartolina! Grazie alla signora sindaca con questa bellissima cartolina, wirklich ein ganz schöner Steckbrief von Branzoll, den wir jetzt mitbekommen haben. Wie fühlt es sich an, Herr Landeshauptmann, mit so einem Steckbrief, mit so einer Postkarte begrüßt zu werden, nach zwei Jahren wieder hier? Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Grazie per l'invito e soprattutto anche per questo caloroso benvenuto che mi è stato dato anche con l'applauso. Questo fa veramente sempre piacere, sapendo che poi dovremo affrontare anche dei temi e delle problematiche che magari diciamo qualche risposta è ben attesa qui. Io non è che sia la prima volta che sono venuto qui, anzi era già stato detto, non era soltanto 2 anni fa che ero venuto qui, ma anche in altre occasioni ci siamo visti, incontrati anche con la Giunta per discutere tematiche che devono essere affrontate, ma oltre a questo sono stato qui anche per motivi privati, personali. Incognito. È stata vista. Ah, addirittura, ecco. Sì. E perciò dico di conoscere un po', al di là del fatto che giocavo sempre a calcio da ragazzo anche diciamo nei vari campionati contro le squadre qui nel campo Obotov, e perciò anche questo mi ha fatto conoscere un po' la zona. Posso solo confermare, è un posto bellissimo dal punto di vista paesaggistico, storico, culturale, anche quello che è, ma soprattutto anche da parte di quello che è l'associativismo. Es ist eine Dorfgemeinschaft, die wirklich lebt, die funktioniert. Mit all den Schwierigkeiten, die wir in Südtirol unterschiedlicherweise haben, aber ich glaube, allein die Tatsache, dass heute so viele Menschen da sind, das zeigt, dass hier sehr vieles sehr gut funktioniert, dass ein Bürgersinn vorhanden ist und das ist die Basis. Und ich hoffe, dass wir heute einen interessanten Abend miteinander verleben können, Fragen konkret beantworten können, das wird es mit Ihnen sein, also auch klare Antworten geben zu Fragen, die anstehen. Und dann hoffe ich, dass es auch vielleicht ein Abend ist, wo man dann auch nach Hause geht mit dem Gefühl, das hat sich ausgezahlt, dabei zu sein. Vielen herzlichen Dank, Tante, grazie per queste parole di saluto del Governatore Kompatscher. Also, nach Hause gehen, andare a casa, sentendosi arricchiti, no? Quindi siamo andati in piazza, ci siamo incontrati, sensolando, ci siamo confrontati e poi siamo andati a casa contenti, più contenti di prima. Signor Governatore, se mi passa il microfono alla Vice Sindaca Frau Margot Pizzini, guten Abend auch an Sie. Vielleicht auch von Ihrer Seite Grußworte, jetzt wo wir alle gehört haben. Wie fühlt es sich an für Sie heute Abend hier anwesend zu sein? Ja, es freut mich natürlich, dass so viele der Einladung gefolgt sind. Ein herzliches Willkommen, allen voran natürlich unserem Landeshauptmann Dr. Arno Kompatscher, dem auch ich für sein Kommen danke und natürlich allen Branzollerinnen und Branzollern hier in unserem schönen, ehrenamtlich geführten Kulturhaus. Diese Bürgerversammlung haben wir ganz bewusst Fokus Branzollo, Branzoll im Fokus betitelt. Es gibt erfreulicherweise einiges zu berichten über das in dieser Legislaturperiode geleistete. Und es ist auch Ausdruck dessen,
wie sehr uns das Dorf und Georgia hat es bereits wunderschön ausgemalt, wie sehr uns das Dorf und seine Bewohner am Herzen liegen. Branzols dörflicher Charakter, der auch unserem Moderator und unserem Landeshauptmann, habe ich jetzt auch gehört, aufgefallen ist, ist ein Alleinstellungsmerkmal, das es gerade lebens- und liebenswert macht. Und das wollen wir uns eben und müssen wir uns bewahren. Ich wünsche nun uns allen einen erkenntnisreichen Abend. Vielen herzlichen Dank. Danke, grazie. Appunto, che è andata appunto a porre il focus sul fatto dell'unicità di Bronzole, quindi di mantenere appunto l'unicità. Però adesso entriamo in medias res, pregherei la signora Sindaca di iniziare con le tematiche, con ciò che appunto c'è da dire, c'è da informare la cittadinanza. Abbiamo il supporto poi anche con le slide che andranno poi a illustrare ciò di cui si parla. Also, hier sehen Sie den Tiefbrunnen, er befindet sich zu Deinfach, das ist ins Dorf. Non si vede molto bene il nostro pozzo, è nascosto dalle piante, lo chiamiamo Pozzo Meri, è molto importante per l'approvvigionamento idrico chiaramente del nostro paese. Qualche anno fa è stato, diciamo, risistemato e controllato, quindi è un pozzo che funziona molto bene. Ogni sei mesi ci sono i controlli da parte dell'agenzia provinciale e dobbiamo dire che abbiamo una buona acqua, quindi che possiamo bere tranquillamente dal rubinetto, non abbiamo bisogno di acquistare acqua in bottiglia. Però fino a qualche tempo fa c'era una seconda fonte di approvvigionamento che erano le sorgenti che provenivano dal Tino. Queste sorgenti però spesso erano inquinate a causa dei temporali o quello che, e quindi bisognava chiuderle o si inquinava anche poi la conduttura principale. E quindi era necessario, per noi veramente molto importante, poter garantire una seconda fonte di approvvigionamento idrico e quindi qui non si vede molto bene, ma questo è la realizzazione del nuovo pozzo, è stato firmato poi il contratto per l'avvio di carico, adesso i lavori sono partiti in questi giorni, dovrebbero terminare in 40 giorni, si trova praticamente dove verso quello che noi chiamiamo il rondello vicino alla casa Carpi, no? Quindi all'uscita nord del paese, lì sotto, e quindi credo veramente questo pozzo poi si collegherà alla conduttura principale sopra e quindi andrà un pochino ad alimentare anche quello che è già la portata di acqua che proviene dal Pozzo Meri. Quindi per noi questo è veramente un aspetto molto importante, quello dell'acqua. Also die Trinkwasserversorgung. Es gibt ja auch einen Brunnen, den es nicht mehr gibt. Parliamo di un pozzo che non è stato necessario. Sì, certo. Questo è veramente importante, garantire una seconda fonte di approvvigionamento, perché se il primo pozzo non dovesse più funzionare o dovessero esserci dei problemi, non possiamo rimanere senza acqua. Questo è un elemento importante per la vita degli esseri umani e quindi noi ci tenevamo veramente che questo si potesse realizzare. Abbiamo l'illuminazione pubblica, die öffentliche Beleuchtung. Es gibt auch Bereiche, die nicht beleuchtet sind und deshalb ist eine Erneuerung, auch eine für die Sicherheitsfolgerung auch notwendig. Quindi qui si parla di efficientamento energetico, di rifacimento dell'illuminazione pubblica. Esiste un piano dell'illuminazione pubblica che praticamente dice quali sono le zone che avrebbero bisogno di maggiori corpi illuminanti, ma ci dice anche poi, c'è un piano che ci dice anche quali sono gli apparati, i corpi luminosi che devono essere sostituiti con le lampade a LED. E quindi questo è un lavoro che adesso dovrebbe iniziare a poco, dobbiamo ancora in questi giorni poi affideremo appunto la gara per il lavoro e quindi penso che forse adesso ci vorrà ancora un po' di tempo, quindi fino a ancora un mese e mezzo finché possono partire questi lavori. Also Aktionsplan
Wir haben es gehört, es ist auch wichtig, dass das Ganze auch in einem ästhetischen Rahmen und in einem energetischen Rahmen und einem Umweltrahmen abgewickelt wird. Pongo una domanda così. Quali sono gli organi addetti per la decisione di questo piano di illuminazione? Perché lei diceva che appunto ci sono vari step. Brevemente solo per capire... Allora, perché chiaramente prima tutti i comuni dovrebbero avere questi piani. Questi piani servono proprio, cioè il piano dell'illuminazione pubblica, il piano generale delle acque, il piano dello smaltimento delle acque, quindi tutti questi piani stabiliscono che cosa c'è da fare, quali sono le opere di manutenzione ordinaria, ma anche opere di manutenzione straordinaria. Sulla base del piano poi viene dato un incarico per la manutenzione effettivamente del fabbisogno del comune, dopodiché può essere dato un incarico per la progettazione e dopo per l'appalto, quindi per i lavori. Un altro tema che è già oltre la progettazione, Glasfaser, das ist auch ein Thema, das ist auch ein Punkt, der bereits umgesetzt wurde. Sì, allora diciamo che la realizzazione della fibra ottica, sapete, c'è stata una campagna informativa in questi ultimi mesi, abbiamo avuto anche un incontro con Infranet, Infranet è una società di cui anche la provincia è azionista, e abbiamo deciso di realizzare, Susanna ha parlato con Infranet, questa opera molto importante, questa infrastruttura. Una parte del paese è già diciamo, coperta dall'infrastruttura, quindi ci sono già le dotazioni, sono stati posati già i cavi della fibra, adesso bisogna realizzare l'altra parte del paese. Vi posso dare questa bella notizia che il 60% di adesioni ci sono state, e quindi Infranet adesso, proprio sentiti in questi giorni, ha detto di stare tranquilli, che verrete contattati, e quindi si potrà partire con quello che sarà il progetto preliminare e poi la realizzazione contestualmente ai lavori per l'illuminazione pubblica, quindi si vuole fare uno scavo solo, cioè cercare un po' di ottimizzare anche il lavoro. Quindi parliamo di modernizzazione, fibra ottica, quindi più velocità per quanto riguarda l'internet, ma io penso che per quanto riguarda le diapositive adesso è il momento di fare una piccola carrellata per capire le altre tematiche e gli altri lavori realizzati e svolti. Se adesso vi farò vedere un pochino così di immagini su quelli che sono dei lavori che abbiamo fatto anche per la sicurezza, die Brückenwerke neu gebaut, die Sicherheit zu garantieren. Questo conoscete tutti, il Ponte Candi, quello dove quando si va a fare il giro anche noi lo chiamiamo giro del curatore, così però rende un po' l'idea per tutti. Poi abbiamo il Ponte Mammi, questo chiaramente è stato realizzato dal consorzio di bonifica con un contributo anche da parte del comune, anche questo è molto importante perché è una strada di collegamento poi dove i nostri cittadini vanno anche a passeggiare. Qui forse dall'immagine non si capisce molto, parliamo della messa in sicurezza di quello che riguarda il Friuli, anche qui abbiamo una collaborazione con i bacini montani, questo lavoro dovrebbe essere realizzato l'anno prossimo, avete presente dove c'è il laghetto nella parte sopra, praticamente c'è il biotopo, si guarda verso la cava, l'UMS, chiamiamola così. Praticamente tutta questa zona deve essere risistemata, devono essere create delle vasche di riempimento per chiaramente ridurre il rischio di esondazioni, il rischio di esercizio idrogeologico. E chiaramente anche quello che è il ponte sull'Ente, che tutti conoscete, dovrà quindi essere ampliato, un po' alzato, e sono già stati adesso presi comunque dei contatti anche con i contadini, le persone che abitano lì, perché i lavori andranno così a toccare anche delle proprietà private. Chiaramente la problematica non è finita, alla fine del ponte c'è anche un toppone ferroviario, c'è il ponte della ferrovia, a volte ecco, anche la provincia abbiamo sentito fare un po' di difficoltà a entrare in contatto con la ferrovia, e quindi, però lo so che ci stiamo anche lavorando. E siccome ci teniamo anche la sicurezza, una cosa, siamo anche stati scelti, questo lo dico anche con così orgoglio, visto che noi siamo uno di quei comuni che ha quasi tutti i piani realizzati, abbiamo fatto anche il piano delle zone di pericolo, e quindi era un criterio per essere selezionati per questo progetto. Questo è un progetto che sta facendo protezione civile in collaborazione con l'Eura. Sicuramente forse qualcuno di voi avrà anche ricevuto qualche telefonata o un'intervista telefonica, perché si basa
si vuole sapere, si vuole studiare quanto la popolazione percepisce il per quanto riguarda il rischio, mi rendo conto che vivo in un posto dove potrebbe esserci un rischio di esondazione, un rischio di frane, oppure no. E il passo successivo saranno poi degli interventi sul territorio per far conoscere la popolazione sicuramente gli esiti del questionario, e poi ancora, e poi per far così percepire maggiormente quelli che possono essere i rischi. Sapete tutti che in questi ultimi periodi anche si verificano spesso problematiche. Also es geht um die Sicherheit, es geht um Auszeichnungen in den Bemühungen innerhalb der Sicherheit für die Bevölkerung, però ci sono anche degli altri progetti, perché noi sappiamo dal punto di vista geomorfologico è tutto un po' in movimento, quindi anche qui, signora Sindaca, mi pare che ci sia qualcosa in cantiere. Esatto, anche qui parliamo, riconoscete il Monte Grellar, il nostro Monte Grellar, e sotto c'è il campo sportivo, c'è la zona sportiva anche col tennis, e poi ci sono anche alcune abitazioni. Sicuramente die Hansing, le scuole sono notwendig, ma di che fare, ma da vermeiden. Questo è importante perché ci sono dei massi su questo monte che potrebbero cadere. Quindi è stato fatto adesso uno studio di fattibilità, e questo studio all'inizio si pensava di poter solo realizzare delle reti, invece a quanto pare bisogna realizzare dei valli, praticamente come delle vasche dove potrebbero cadere appunto i massi, quindi come sono le vasche di riempimento. E i costi sono effettivamente aumentati, quindi anche qui c'è il supporto comunque finanziario, protezione civile, e una parte sicuramente dovrà metterlo anche qui. Also hier die Bemühung, die Bevölkerung zu schützen, nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft mit fondierten Studien, quindi sempre in primo luogo la sicurezza per quanto riguarda il comune di Bronzolo, però io penso che proprio grazie causa di questo progetto con il campo da calcio che siamo messi in aspettativa, diciamo così. Siamo in aspettativa effettivamente. Allora, però spieghiamo bene, io ho cercato di lanciare un pallone per così dire. Allora, il campo da calcio fino a giugno 2019 era ancora omologato per le partite di campionato, chiaramente l'omologazione scadeva, e ci eravamo già attivati per rifare il manto del campo da calcio, e purtroppo vuoi perché adesso ci sono questi lavori da fare e probabilmente il campo da calcio servirà come cantiere, e vuoi anche perché ahimè, insomma, è un dispiacere, anche lo dico, perché la società sportiva Bronzolo Dives, diciamo che ha un po' ridotto la propria attività, e quindi non ha più la squadra, la prima squadra ad esempio, quindi non farà più partite in campionato, mi sembra che avranno solo squadre fino agli esordienti, quindi al momento non ci sarà neanche bisogno del campo da calcio, e quindi da una parte sfrutteremo in questo senso, però poi dopo vedremo di, chiaramente, di realizzare il manto negli anni successivi. Questo lavoro di messa in sicurezza potrebbe anche durare 2 anni, quindi non è una cosa che si fa da oggi a domani, ma è previsto che si faccia, perché in una zona sportiva, sulla base del nostro piano zona pericolo, bisogna declassificare zona rossa, che è una zona più alta, alle altre zone meno pericolose. E quindi una volta, diciamo, ultimati i lavori, finito il progetto, quale sarà il risultato? Anche poi andare a giocare a calcio sicuramente. Ecco, allora si giocherà in sicurezza, perché non ci sono solo i giocatori sul campo da calcio, ma ci sono appunto tutti i funzionari, i fan, e vi dicendo, per quanto riguarda il gioco del calcio. Certo. Also Sicherheit wiederum auch was eben den Fußballplatz betrifft. Danach kann man natürlich in voller Sicherheit wieder Fußball spielen. Und ich glaube, jetzt wiederum haben wir einige Slides, die auch weitere Projektierungen beschreiben. Visto che effettivamente abbiamo puntato un po' sulla sicurezza, poi effettivamente sono arrivati anche dei soldi dallo Stato per quanto riguarda la messa in sicurezza di strade, ci sono
alcune Straßenabschnitte che sono state così ricubettate, rifatte. Faccio alcuni esempi, questa è Piazza Fonferrari, la Villa Nera, le scuole ad esempio, oppure anche un'altra cosa importante è anche l'eliminazione delle barriere architettoniche. Vediamo alcuni esempi. Dovremo ancora fare qualcosa, ad esempio, per quanto riguarda il parco del nome Göller, e quindi anche questo adesso abbiamo dato una variazione al bilancio, quindi credo che questo riusciremo a farlo. E altre cose, qui è la microstruttura del giardino, la microstruttura, per i Kindertagesstätte sind 18 Plätze für Kinder zwischen 3 Monaten und 3 Jahren vorgesehen. E sappiamo che i bambini hanno bisogno di spazio, il giardino, la microstruttura si trova dove c'è la palestra, lì c'era una volta un giardino, poi è stata realizzata una cabina elettrica e è stato spostato, e quindi finalmente abbiamo potuto costruire questo giardinetto che si trova nel Schulhof, nel cortile delle scuole, e ecco, altre cose realizzate che sono importanti anche per la sicurezza, la salute dei cittadini, e per l'attore. Penso che nei prossimi mesi siamo già in accordo con la Croce Rossa, faremo proprio una serata informativa e poi vedremo anche di, chissà, forse organizzare qualche corso qui al Bonzolo. Altri lavori per la forestale, al tennis, della palizzata, quindi abbiamo anche una buona collaborazione con la forestale e le superfici che non... Non è una vera e propria superficie di quelle che sono i requisiti, però serve come piazzola d'emergenza, è stata anche usata effettivamente e siamo molto contenti perché credo che sia un aspetto molto importante nel caso di bisogno. Ancora qui, questo taglio degli alberi, anche qua devo anche dire che a volte devono essere tagliati degli alberi, a volte solo dei rami, questo anche per la messa in sicurezza. Ci sono alberi che sono vicino alle... e il cavi dell'alta tensione, e questo è l'interna, ha detto no, questi alberi non vanno bene qui, potrebbero in caso di forti venti cadere e quindi creare poi anche dei disagi a tutta la popolazione. Quindi questi alberi, ahimè, purtroppo sono stati tagliati. In altri posti dove abbiamo potuto, gli alberi sono stati conservati e solo così potati, o però veramente. Ancora avanti, Giorgio, grazie. Ich denke, ich glaube, dass der Gemeindeausschuss die Hausaufgaben macht, es geht was weiter. Mi sembra che dal mio punto di vista si possa dire che comunque è una giunta dinamica che ha a cuore certamente la vita sociale, la vita sportiva, ma innanzitutto la sicurezza con, diciamo, lungimirante, perché tante volte uno aspetta che accada e facciamo le corna per poi reagire, accada un evento che poi finisce in tragedia. Adesso, secondo la mia scaletta che io seguo da bravo scolaretto, c'è un tema che ci interessa a tutti, però passerei il testimone, il microfono, adesso a Janak, a Lannes Hauptmann, che no, da Mami Das, alla vice sindaca Margot Pizzinini, perché si parla appunto adesso di scuole di infanzia. Allora, quando parliamo di scuole di infanzia, ognuno si ricorda, ognuno ha dei ricordi, io spero belli, perché io quando penso alla scuola di infanzia è stato un bel periodo, un primo periodo dove si socializzava. Also Kindergarten hat den Namen, sind schön und sind wichtig für das Wachstum der Kinder zu erwachsenen Menschen. Und damit das auch so weiterhin bleibt, glaube ich, hat sich auch der Gemeindeausschuss hat sich ins Zeug gelegt, damit man auch in Zukunft solche schönen Kindheitserinnerungen haben kann. Was ist der Stand der Dinge? Ich glaube, es ist ein Projekt, ein Neubau. Sie wissen das besser als ich. Ja, danke. Der Um- und Ausbau des Kindergartens in deutscher Unterrichtssprache ist ein vorrangiges Projekt in unserer Gemeinde, der seit 60 Jahren durch den Kindergartenverein ehrenamtlich geführte Deutsche Kindergarten ist auch ein wichtiger Bezugspunkt für die deutschsprachige Bevölkerung. Da die Finanzierung baulicher Maßnahmen durch die Landesregierung seit einigen Jahren nicht mehr direkt, sondern über die Gemeinden erfolgen muss, haben Kindergartenverein und Gemeinde letztes Jahr beschlossen,
dass der Freie das Gebäude und die Führung für 35 Jahre an die Gemeinde abtritt. Für den jahrzehntelangen Arbeitseinsatz der früheren Vorstände und des derzeitigen Vorstandes danke ich heute stellvertretend dem Obmann Architekt Horst Feisinger, er ist gerade beim SMS schreiben. Es ist also mit Beginn des Jahres 2019 ein Ober- und Unterflurrecht zugunsten der Gemeinde eingeräumt worden. Dieser Kindergarten ist also wie die Schulen, die Turnhalle und das Gemeindehaus ein öffentliches Gebäude, das vorher durch den Verein in Auftrag gegebene Umbauprojekt über 1.400.000 Euro ist von der Gemeinde übernommen worden. Derzeit hat die Landesverwaltung dafür finanzielle Mittel über 700.000 Euro aus Artikel 5 zugesichert, was, und das ist zu betonen, keine Selbstverständlichkeit ist. Dafür danke ich dem hier anwesenden Landeshauptmann sehr herzlich. Das Projekt wird derzeit an die Erfordernisse der öffentlichen Verwaltung angepasst. Laut Zeitplan soll die Arbeit nach Ende des laufenden Schuljahres in Angriff genommen werden. Lo ripeto in italiano perché penso che sia la cosa, appunto, dove ci troviamo. Abbiamo sentito tutte le iter, la storia, e quindi abbiamo capito, poi avremo occasione di sentire anche il governatore, perché appunto abbiamo sentito che c'è stato anche un surplus di finanziamento, però sì, sentiamo che, per quanto ne abbia capito io, adesso mi delucidate voi, però è molto importante capire i vari momenti del kindergarten, appunto della scuola d'infanzia, fra progettazione, ampliamento e via dicendo. Sì, se posso. Il risanamento della scuola materna in lingua tedesca è un progetto prioritario per noi. La scuola materna tedesca veniva gestita ormai da 60 anni da un'associazione volontaria che l'aveva anche costruita. Siccome da alcuni anni i lavori di ristrutturazione da parte della provincia non vengono più finanziati direttamente, bensì tramite il comune, il Kindergartenverein e il comune di Bronzolo hanno convenuto l'anno scorso che il Verein ceda la struttura e la gestione al comune. Per questo impegno di decenni ho ringraziato appunto l'architetto Freisinger come attuale presidente, anche in rappresentanza di tutti i suoi predecessori. Con il 2019 è stato instaurato il diritto di sopra e sottosuolo che vede beneficiario il comune. Il comune si è altresì fatto proprio il progetto dato ancora in carico dal Verein per un valore di 1.400.000 euro. Al momento la provincia di Bolzano ha concesso un finanziamento di 650.000 euro da articolo 5, cosa che non è del tutto scontata. Per questo ringrazio il qui presente Andres Hauptmann o Company. Il progetto ora viene adeguato alle normative della pubblica amministrazione e mi auguro i lavori avranno inizio con la chiusura del corrente anno scolastico. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, es ist eine komplizierte Materie, man muss eintauchen in vari passaggi, non sono semplici anche perché ci sono tante firme da raccogliere e poi tanti soldi. Per quanto ne abbia capito io, insomma, per costruire c'è bisogno di soldi. Con i soldi che si hanno si può costruire una determinata struttura e non oltre. Signor Governatore, lei è stato chiamato in causa, insomma, per questa questione del finanziamento. Non è dato per scontato che ci siano stati questi ulteriori soldi. Ci può spiegare perché? Zunächst einmal danke auch ich dem Kindergartenverein, auch für die Lösung, die Gemeinde und der Kindergartenverein gefunden haben, nämlich die Übertragung des Überbaurechtes für 35 Jahre. Das löst das Problem der öffentlichen Finanzierung, das ist eine sehr gute Lösung. Es ist dann der Kindergartenverein, der anschließend auch wieder weiterhin mit dieser Zweckbestimmung auch rechnen kann des Kindergartens durch diese Sicherstellung, das ist auch ganz wichtig. Und es sind mehrere Zahlen genannt worden, einmal 700.000, einmal 650.000. Ich darf die
jetzt definitive Zahlen nennen, der Beitrag ist letztlich 750.000 sogar. Und das ist das, was etwas mehr als ich seinerzeit hier bei der Versammlung, die angesprochen worden ist, versprochen habe. Ich habe damals gesagt, ich kann mir vorstellen, dass wir bis zur Hälfte die Finanzierung übernehmen. Wir haben jetzt 1,4 Millionen als Projektsumme. 750.000 ist etwas mehr als die Hälfte. Ja, ich glaube, das ist nicht alltäglich. Das ist ganz einfach der Tatsache geschuldet, dass ich zum einen bei der Gemeinde Bad Solnum eine relativ noch kleinere Gemeinde habe. Das ist sicher nicht eine der kleinen Gemeinden, es gibt wesentlich kleinere, aber eine relativ kleine noch. Und auch diese Situation, dass man hier eben klarerweise die Kindergartenfunktion für beide Sprachgruppen auch zur Verfügung stellen muss und dass man dort entsprechend eine Unterstützung gibt. Cioè quello che noi stiamo facendo è dare un sostegno che non sarebbe più previsto, diciamo in generale per la scuola dell'infanzia, perché con la riforma del sistema di funzionamento dei comuni tutti questi contributi per diciamo, gli edifici scolastici, che sono le scuole elementari, le scuole medie e le scuole dell'infanzia, sono passati come competenza ai comuni e con queste anche le risorse, cioè nel bacino, diciamo, del calderone, del gran calderone finanziamento ai comuni, sono passate anche le somme che precedentemente la provincia ogni anno aveva speso, diciamo, la somma che aveva speso per tutti gli interventi di questo tipo in tutta la provincia. Questa è passato ai comuni, viene ripartito sui comuni, però ciononostante comuni relativamente piccoli, poi quando arriva la necessità di costruirla davvero, fanno fatica a mettere insieme questi soldi. Perciò c'è il famoso articolo 5 della legge 27 che permette in questo caso anche un contributo straordinario, che in questo caso è anche di un costo elevato. Per quello che è stato detto più volte, che non è, diciamo, una cosa che capita sempre, però qui è motivato sicuramente dalla situazione particolare che il comune ha anche questo, diciamo, questa necessità di comunque mettere a disposizione le strutture, gli edifici per entrambe le lingue di insegnamento. E perciò qui è sicuramente giustificato e motivato il contributo straordinario che appunto ammonta a 750.000 euro. Ecco, mi sembra una buona notizia questa dal mio punto di vista, fin da anche alla Sauma. Signora Sindaca, qui una parola anche lei per chiudere poi il tema della scuola d'infanzia, la soddisfazione, a che punto siamo? Diciamo che io sono veramente contenta, io dico solo che sono servizi importanti per la nostra comunità, questi sono servizi rivolti alle famiglie e su questo anche dobbiamo investire, per cui sono felice che questo finanziamento chiaramente dovrà, sono felice anche che si possa procedere con quella che è la progettazione, poi la realizzazione, perché i genitori e i bambini stanno aspettando. Sehr schön. Ja, wir kommen jetzt zu einem Thema, das vielleicht auch schon sehr kontrovers und heiß diskutiert worden ist, wo Hoffnungen aufgekommen waren, die nicht immer gleich erfüllt werden konnten. Parliamo ora adesso di viabilità, un tema per quanto mi riguarda, per quanto abbia potuto capire io, molto sentito. E allora cederei ancora la parola alla signora Sindaca Rogillo. Sì, questa dell'immagine, questa è una parte dell'attuale strada statale 12. E diciamo, durante tutto questo anno, anzi già ancora alla fine del 2017 quando sono entrata in carica e tutto il 2018 fino alla primavera del 2019 ci sono stati degli incontri mensili con il gruppo di coordinamento dell'ufficio strade per visionare il progetto, diciamo ci siamo confrontati, devo dire, una volta al mese circa e questo progetto effettivamente era in fase definitiva, addirittura adesso è in fase di verifica, nella fase di verifica finale. Io so che così mi è stato detto che forse a fine mese dovrebbe arrivare la validazione, forse ancora un po' i tempi slittano, perché funziona un po' così, che questo progetto adesso è stato concluso, però chiaramente deve essere verificato. Viene verificato, però poi ci sono dei punti ancora magari da sistemare e quindi viene ripassato al progettista che deve portare le modifiche che poi serviranno per la validazione finale. Una volta validato, io spero ovviamente adesso che sia questione veramente di poco, va in una commissione tecnica, lì viene approvato e poi dovrà essere pronto per la gara d'appalto. Herr Landesamt,
die Bevölkerung möchte von Ihnen klare Aussagen über die vorgesehenen Umfang der Stadtstraße 12. Bitte, können Sie. Che bel passaggio. Cross teso. Teso, molto teso. Adesso bisogna cogliere in pieno il volo. C'è stato sicuramente un momento anche di un po' di irritazione qui, è stato anche ovviamente comunicato da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune, nel momento in cui sui programmi ufficiali pubblicati sul sito della provincia, questa opera, che era prima prevista, diciamo, per un determinato periodo come inizio lavori, cioè primo bando, poi inizio lavori, è stata spostata. Cioè, in un certo momento poi non si è più visto, diciamo, la data d'inizio. Questo è dovuto al fatto, è capitato anche per altre opere, e anche, è stato anche in altre situazioni un po' di malumori, perché avevamo fatto un'operazione, questo circa 6 mesi fa, dove sapendo che erano pronti 2, 3 progetti, proprio pronti per pubblicare il bando, erano ancora sottofinanziati, cioè non erano finanziati al 100%, mentre avevamo finanziati parzialmente anche tanti altri progetti. Avevo preso quelle somme, cioè altri progetti finanziati parzialmente che però non erano ancora pronti per la pubblicazione, come il caso di questo progetto, perché mancava ancora la validazione definitiva del progetto, c'era ancora qualche variante da discutere. Perciò abbiamo preso sul bilancio quelle somme e abbiamo spostato su dei progetti che erano pronti per farli partire. Questo non voleva dire che non volevamo poi partire con l'altro progetto, è proprio il caso di Mozzolo, della variante SS12, dove adesso posso dire cosa succederà. Cioè, e questo era nel programma all'inizio, che volevamo poi, diciamo, spostare per calendario anche questo progetto. Era soltanto il momento di intanto usare i soldi per far partire altri progetti e poi mettere quei soldi nel momento in cui salivano. Come ha detto giustamente la sindaca, adesso c'è un momento d'acqua valida, gli uffici ne confermano più o meno la tempistica che è già stata comunicata, cioè siamo in chiusura. Al più tardi, entro l'anno dovremo avere la convalida e la conferma tecnica. E questo vuol dire, adesso vuole essere molto preciso, che il bando sarà pubblicato o nel mese di dicembre o nel mese di gennaio. Punto così. Cioè questo, tanti testimoni, sarà pubblicato. Poi c'è il bando pubblicato, vuol dire che arrivano le offerte, devono essere valutate, c'è l'aggiudicazione, questo tutto richiede un po' di tempo, vuol dire che se tutto va bene, ci sono ricorsi, casini, perché non è mai escluso, purtroppo è così, entro diciamo l'autunno, verso la fine del 2020 più tardi, si inizia con i lavori. I ritardi che ci sono stati sono dovuti, diciamo, perché c'è stato un ritardo di un anno rispetto a quello che è stato annunciato a suo tempo. Ritardo dovuto a due fattori. Innanzitutto, c'è sicuramente chi ricorda che inizialmente il progetto era previsto come anche come l'esecuzione dell'opera in modo diverso, cioè non uno scavo sotto classico tunnel, ma anche lavorando proprio sulla superficie. Lì mancava poi il benestare di RFI, mancava anche, e questo creava anche altre problematiche, soprattutto per la viabilità durante la fase di cantiere. E perciò si è deciso tutti insieme di fare proprio un lavoro tutto sottoterra, che ha comportato tra l'altro una riabilitazione dei costi da prima 29 milioni di euro a 35 milioni di euro, sono pochi, 6 milioni in più per questo motivo. Poi però, per quanto riguarda l'accesso al sud, si è detto anche di migliorare ancora il progetto, e questo solo qualche mesetto fa, e questo di nuovo ha portato al fatto che, che ha portato un ulteriore attimino di ritardo, però sempre per migliorare il progetto, mettendoci diciamo un po' di paletti nuovi, anche come l'asfalto fono assorbente, per esempio, no? Che ha portato di nuovo anche e un attimino, diciamo, una revisione di quello che sono proprio le strutture di accesso, anche così abbassando l'effetto acustico e altre situazioni, sempre nell'interesse dei confinanti. Costo ulteriore di altri 2 milioni, adesso il progetto mi costa 37 milioni. E questi 37 milioni adesso li finanziamo per pubblicare il bando, come già detto, o nel mese di dicembre o nel mese di gennaio. Non riesco ad essere più preciso, però credo che, diciamo, questi
doveva stare, questo è quello che oggi stesso, oggi ancora, mi ha confermato l'assessore Alfaro, e voglio dire anche l'impegno, anche tutto suo, diciamo, di rispettare questa tempistica. Mir ist es wirklich ganz wichtig. Es ist hier nicht das passiert, was man sehr oft von der Politik sagt, ja, versprochen und dann nicht gehalten. Wir haben in dieser Zeit das Projekt verbessert. Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger für die Bauzeit, aber auch für das Vernahmen. Es ist dann noch einmal verbessert worden, auch im Sinne der Geräuschkulisse, der akustischen Belastung, die bei der Einfahrtssituation noch entsteht. Und das hat sich ausgezahlt, sicher für die Bürgerinnen und Bürger. Das zahlt sich weniger aus für das Land, das bedeutet mehr Kosten. Und noch einmal, das ist jetzt ein großes Projekt des Landes Südtirol. Das ist nicht irgendetwas Kleines, das sind 37 Millionen Euro. Ich sage mal, das sind ungefähr 20 bis 25 Kindergärten, von denen wir hier sprechen. Ja, nur um den Vergleich herzuziehen, was das kostet. Und ich bin mir bewusst, das ist aber für Bad Soll eine ganz besondere Geschichte. Denn Bad Soll wird durch die Straße komplett erklärt und das wird ein völlig neues Kapitel der Geschichte wirklich öffnen, auch mit einer Lebensqualität, der Möglichkeit, viele Dinge künftig anzunehmen. Deshalb glaube ich schon, dass es, ich persönlich freue mich, dass es gelingt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich weiß auch, dass man über das Projekt sehr lange diskutiert, aber ich darf an dieser Stelle auch sagen, es gibt im ganzen Land sehr viele Wünsche für Projekte, wo man auch sehr lange ist, aber das ist genießt absolute Priorität. Noch einmal Ausschreibung Dezember oder Jänner, wichtig, Dezember 2019 oder Jänner 2020, also welcher Dezember, welcher Jänner, also entweder Dezember 2019 oder Januar 2020 erfolgt die Ausschreibung und dann die Durchführung der Arbeit. Also kann man sagen, vielen herzlichen Dank, hallo, sperare, quindi abbiamo anche sentito dalla declinazione di come il governatore ci ha appunto delucidato il progetto, che insomma aspettare un po' è stato un bene, perché adesso appunto il progetto diventa ancora più bello e più complesso, con delle cose che in una prima progettazione non erano state previste. Und das Ganze kann man dann auch beneficieren. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann, dass Sie das Ganze noch einmal präzisiert haben. Dezember 2019, Dezember 2020, da kann man sehen, prüfen, wie weit es eben mit diesem Projekt ist. Adesso chiaramente abbiamo ancora delle piccole tematiche che vogliamo toccare, sempre con la sindaca, che ha delle altre slide per chiudere adesso questo momento qui sul palco, per poi aprire il microfono per sentire tutti voi e le vostre domande. Ecco, grazie intanto da questa con questa immagine, questo è il gruppo di lavoro di questo programma di sviluppo comunale, territorio e paesaggio, un parolone. Col 2020 entra in vigore la nuova legge che andava su tutto il paesaggio, la nuova legge urbanistica. Il programma di sviluppo comunale, territorio e paesaggio è previsto, sia realizzato proprio dall'articolo 51 di questa legge. E che cos'è? È praticamente una sorta di programmazione, cioè un gruppo di lavoro. È stato scelto, queste persone sono state scelte fra, cioè hanno partecipato spontaneamente fra associazioni, praticamente commercianti o quello che è, e cittadini, e si ritrovano per discutere così di quelli che sono vari aspetti che riguardano il nostro paese, come può essere il turismo, come può essere la valorizzazione di alcune zone del paese, che cosa vogliamo fare in futuro, dove vogliamo costruire. Quindi questo programma poi servirà anche per realizzare poi il nuovo piano comunale, e cambieranno anche i termini della nuova legge urbanistica, e quindi è molto importante questo gruppo di lavoro, verrà presentato poi in relazione alla giunta e chiaramente poi anche ai cittadini. Quindi credo che sia un aspetto importante per quanto riguarda l'urbanistica, perché ci dirà poi come vogliamo muoverci e quali aspetti del nostro paese vogliamo maggiormente valorizzare. Aspetta, non vedo bene questa immagine, scusate. Ecco che qua
forse non è chiara proprio l'immagine, parliamo dell'ingresso sud, volevamo far vedere proprio l'ingresso quando si entra a Bronzolo. Attualmente lì c'è, c'è anche il pozzo, ci sono anche dove c'è la superficie, le superfici, ci sono anche delle zone che non sono nostre, sono di privati e che ci piacerebbe in qualche modo acquisire proprio per creare almeno un bel ingresso, creare un bel biglietto da visita anche per Bronzolo, perché così al momento ci sono piante, non è sempre tenuto bene. E passerei adesso ancora a... Ha scritto weitere tematiche, non vi viene fortfahren, es geht um soziale Themen, wichtige Themen, weil unsere Gesellschaft verändert sich, wir werden immer älter, heißt es, und da braucht es auch neue Maßnahmen. Prego. Così come ho detto prima, ci sono anche tante persone in paese che hanno più di 65 anni. Questa lo conoscete tutti, è la struttura del polo sociosanitario, Gesundheitssozialzentrum, quella davanti, questo è il retro. Colgo l'occasione perché ho visto in sala anche il direttore della Domus Meridiana e anche la coordinatrice della Rentis per salutarli e ringraziare la loro presenza e del lavoro che svolgono anche sul nostro territorio, perché sono loro a gestire la struttura con la presenza di alcuni operatori durante la giornata per alcune ore. Che cos'è questo polo sociosanitario? Che cosa c'è qua dentro? Qui ci sono 11 alloggi di assistenza e accompagnamento abitativo. Significa che entrano in questi alloggi delle persone con determinati requisiti stabiliti poi da dei criteri provinciali, quindi entrano queste persone dopo essere stati valutati da delle persone esperte e quindi devono avere un punteggio per poter entrare in determinate categorie. Può essere che ci sia la persona che vive lontano, che non può vedere nessuno, quindi viene valutato un aspetto sociale, oppure potrebbe essere la persona anche che noi non capiamo che abbia dei problemi tipo sociali, quindi ci sono oppure persone che vivono con situazioni di povertà architettoniche, oppure persone con patologie anche minime, chiaramente, quindi non, diciamo un livello assistenziale chiamato appunto numero uno, il primo diciamo di base. E qui abbiamo... Ecco, ancora qui, ricordate questa immagine della vecchia scuola primaria tedesca, è ancora lì, in questi ultimi tempi ho avuto contatti con l'assessora DEC per capire esattamente cosa vogliamo fare qui. La nostra idea è quella di mantenere quello che era il concetto iniziale e quindi di creare qui vicino una kindergarten, una microstruttura per l'infanzia, di spostare quindi quella che c'è verso le palestre e spostarla qui in modo da fare questo collegamento proprio fra generazioni, in modo che questa struttura diventasse una struttura anche unica dove ci potesse essere uno scambio. E poi potrebbero essere realizzati ancora 3 mini alloggi e siamo d'accordo con l'assessora provinciale, quindi faremo adesso, viene fatta un'analisi sul territorio, quelli che sono i bisogni e le esigenze, perché chiaramente dobbiamo anche un po' non più guardare, cioè non fare rete e capire magari sul nostro territorio possono esserci delle cose che vanno bene non solo per i nostri paesani ma anche per altre persone. Quindi come noi sapete i nostri anziani vanno anche in case di riposo limitrofe, quindi diciamo che deve aumentare un po' questo, non possiamo più rimanere con questo concetto, facciamo qualcosa solo per noi. Ecco, quindi ci teniamo. Anche al territorio, quindi molto importante, zone limitrofi. Abbiamo ancora per chiudere, per poi vedere a sì, che punto siamo. Diciamo che appunto ancora per gli aspetti sociali e associativi vorrei cogliere l'occasione per salutare e ringraziare, so se ci sono qui i rappresentanti di tutte le associazioni presenti sul nostro territorio, che animano il nostro territorio, e io adesso non li nomino, so che magari mi dimentico qualcuna e mi dispiace fare qualche torto, però veramente tutte le associazioni operano a livello di volontariato e per me questo veramente è un grande onore, avere persone veramente in paese che si danno da fare non solo per fare festa ma anche proprio per creare dei momenti culturali, dei momenti di condivisione. Momenti di crescita, quindi ein herzlichen Dank, also ich darf das kurz übersetzen natürlich an alle, die innerhalb der Vereine tätig sind und eben auch zum sozialen Leben und zur Bereicherung der Gemeinde beitragen. Un applauso alla nostra ospite di qui.
abbiamo tantissime informazioni che magari devono anche essere digerite e capite, però ci sono tante cose che secondo me sono state fatte, tante cose che verranno ancora realizzate, quindi è un comune dinamico. Dynamisches Franzol, Franzol in focus, jetzt aber nicht mehr nur focus, sondern auch Forum. E quindi è il momento, gentili ospiti, liebe Bürgerinnen und Bürger, des offenen Mikrofons. Allora, come funziona? Allora, io scenderò e andrò sempre dalle persone che vogliono porre una domanda, in modo tale da avere la domanda bella chiara amplificata al microfono, e poi sarete, vi presenterete, associazione o chi o cosa, e porrete la vostra domanda, se volete, e a chi, se c'è proprio una persona a cui va indirizzata, o se no vedremo chi risponde. Bene, io sono pronto, voi siete pronti? Jawohl, sehr schön. Dann gehe ich jetzt, wenn es Wortmeldungen gibt. Dunque, c'è qualcuno che vuole intervenire? Ecco qui, andiamo, passiamo subito qui. Magari possiamo fare un po' di luce in sala. Grazie. Ja, hallo, grüß Gott. Buonasera. Buonasera. Tengo il microfono. Sono Tullio Trecker e parlo a nome mio personale, ma anche di un gruppo di persone che si sono fatte carico di sollecitare sia la popolazione che la giunta, eccetera, a fare in modo che i lavori della variante assumano un'accelerazione. Abbiamo parlato di Bronzolo come un bel paese, però le fotografie che facciamo e che fanno i nostri visitatori risultano male, perché Bronzolo è attraversata da una linea che è veramente brutta, è la statale numero 12. Si parla di variante dal 97, data del primo progetto, dopodiché ci sono state continue evoluzioni, siamo arrivati ad oggi e per noi, dalla documentazione che abbiamo acquisito in provincia, non si nota che ci sia il finanziamento disponibile. Inoltre ci dicono che per andare in bando, dal momento che il progetto è esecutivo, approvato, ha superato le certificazioni, che mi risulta, confermo quello che si è detto fino ad oggi, che stanno per arrivare alla loro conclusione entro la fine del mese di settembre-ottobre, dovremmo esserci, no? Però questo non ci rincuora, perché in altre 3-4 occasioni questo è già avvenuto, no? E però i lavori non sono iniziati, no? Quello che stavo dicendo era, dal punto di vista amministrativo, per avere i soldi ci vuole una delibera della provincia che viene emessa almeno 3 mesi prima che il bando venga pubblicato, no? Quindi da parte mia, al di là di apprezzare il suo annuncio, la disponibilità a metterci a disposizione i soldi, però volevamo avere proprio anche delle garanzie effettive, no? Perché purtroppo è venuto anche lei nel 2016 a dirci nel 2018 i soldi ci sono. Nel 2018 a marzo è venuto l'assessore Molnar e ci ha detto ci sono i soldi, si parte, no? Non capiamo perché tutto un tratto questo è venuto a mancare, no? Quindi la sua domanda è che tipo di garanzie sì possa dare. Va bene, allora intanto io penso, signora Sindaca, si dà il suo microfono, perché penso che sia un po' migliore, ecco. Così, tante grazie per l'intervento, signor Trenter. A lei, signor Kompatscher. Beh, innanzitutto il sottoscritto, oltre a fare la desarma, fa anche l'assessore al bilancio, cioè i soldi li metto io, i soldi che li mettete voi, innanzitutto voi contribuenti, no? Chi paga le tasse, no? Io poi ho l'onere di provvedere, diciamo, a mettere il bilancio al posto giusto, e noi abbiamo condiviso in una riunione speciale della giunta una linea di finanziamento straordinaria per i progetti strategici che vogliamo realizzare, che sono pronti per poter essere realizzati, e tra questi è stato individuato il progetto di Bronzolo. Questo l'abbiamo fatto, è noto anche in provincia, e così faremo. E se lei mi chiede le garanzie, cioè il tema è questo, io ho annunciato adesso che siamo a settembre, che il bando ci sarà o a dicembre o a gennaio,
allora credo che presto potrete verificare e ovviamente eventualmente anche dire questo ci ha mentito davanti a centinaia di persone. Io spero che questo non sia adesso diciamo il tuo pensiero, non è la mia idea. Quello che dovrebbe succedere è questo, che la convalida, diciamo la validazione del progetto si concluda in modo positivo. Ecco, adesso dico subito, tutti i tecnici dicono che sia così. Adesso se non fosse così, io sono qui e ho basato le mie indicazioni sull'informazione sbagliata che mi è stata data. Sul fronte finanziamento sta a me decidere, proprio è così, no? Per quello io riesco a dire questo lo faremo. Lo faccio dopo aver sentito tutta la giunta provinciale e l'assessore competente. Oggi, ancora oggi, qui c'è il mio collaboratore, c'è stato un incontro con l'assessore Alfredo dove ho chiesto ma allora faccio questo annuncio stasera. Sapendo che è già stato fatto, io l'ho detto nel mio intervento precedente, sapendo che è già stato fatto l'annuncio di questo tipo, al di là del fatto che dal 97 si parla, io ho situazioni, ero sindaco di Fiero Sciglia. Quando io diventai sindaco a Fiero Sciglia si diceva che da 20 anni si parlava della risistemazione della strada che porta a Fiero. Io sono adesso dal Sardo, ma ancora non è stato fatto. Per quello diciamo, al di là di questo, il tema è che è vero che l'anno scorso, cioè 22 anni fa, è stato detto che nel 18 si fa, può fare un bando e successivamente inizia i lavori. E poi c'è stato questo spostamento, che io ho confermato prima, è vero, è stato sfruttato però anche per migliorare il progetto, è stato modificato in parte il progetto sicuramente migliorandolo, rendendolo purtroppo, ahimè, questo lo dice adesso con l'altro cappello l'assessore bilancio, rendendolo di nuovo più costoso, però migliorato. E adesso mettiamo i soldi li avevamo tolti, l'ho spiegato prima, per metterli intanto lì dove i lavori potevano già, anzi il bando poteva già partire. Sul tema che finanziamento, la notizia del finanziamento deve arrivare tempestivamente per poter pubblicare il bando, anche lì posso dire che i 3 mesi sono, non sono necessari per legge, e questa è la prassi, insomma, però qui parliamo, ripeto, di un finanziamento straordinario proprio per progetto strategico, dove abbiamo già condiviso che vogliamo far ripartire i lavori il più presto possibile. Una precisazione importante, il bando mese di dicembre o gennaio, mettiamo che sia gennaio, perché tanto se no, però non era poi dicembre, no? Fine anno è sempre difficile anche perché poi c'è Natale, mettiamo che sia gennaio, non vuol dire che poi a febbraio parte il lavoro, questo va un'altra volta, no, lei lo sa però forse, perché i tempi sono piuttosto lunghi, per un appalto che vale 37 milioni di euro, l'appetito c'è. Questo vuol dire che avremo sicuramente, speriamo, tante offerte che vanno comunque valutate da una commissione tecnica, alla stregua non soltanto del ribasso, ma soprattutto anche per quanto riguarda i criteri qualitativi. Questo richiede un po' di lavoro. Poi ci sono i momenti dove può essere, ci sono le verifiche sulla affidabilità dell'offerente, quindi questo richiede tempo, bisogna richiedere tutta la documentazione, una volta individuato il vincitore, cioè l'offerta migliore nella valutazione. Prezzo qualità, e poi ci sono i momenti di stand by, un altro mese, più di un mese, che si deve attendere per dare la possibilità a ricorrere agli altri offerenti contro la decisione, che spesso quando si tratta di appalti importanti succede, per un semplice motivo. Questi qua ricorrono per poi in qualche modo pretendere dal soggetto che ha vinto un piccolo cambio per il fatto di poi ritirare il ricorso. È una specie di estorsione che è legittima, che è coperta dalla legge. Il presidente nazionale della Corte dei Conti si è mobilitato adesso per convincere il Parlamento per cambiare la normativa, per non rendere più possibile questa cosa. Purtroppo non è da escludere che succeda. C'è un secondo classificato dice, intanto presento il ricorso, anche se magari so già adesso che comunque non vincerò, però intanto si sospende la gara e io do un po' di fastidio a questo, poi dico ma mi paghi l'avvocato e qualcosina in più e lo ritiro. Anche questo non possiamo escludere, non è colpa del politico poi che è lì, purtroppo è colpa diciamo del mondo in cui viviamo. Spero che non sia così perché altrimenti perderemo ancora qualche mese, non è che poi salta tutto, però se succede una cosa del genere perderemo ancora qualche mesetto.
Io spero che non sia così, così i lavori potranno iniziare verso la fine dell'anno, cioè autunno fine anno 2020, solo per precisare la prima volta. Sono lungo, mi ridungo, però credo che sia importante, se no torniamo qui e quello lì aveva detto altre cose. E questo, diciamo, se non ci sono adesso situazioni straordinarie, fatto di terzi. E poi c'è tutto il periodo, perché questo è un lavoro importante, non è che si fa un gioco, questo lo sapete, soprattutto adesso si va tutto con scavo sottoterra, e anche questo richiede un po' di lavoro, soprattutto poi gli allestimenti, tutta la tecnica che bisogna essere, che deve essere messa, e poi avremo qualche anno dopo finalmente la situazione, che però cambierà, ripeto, sono convinto, per questo io sono contento e spero che sia contento, posso essere contento con voi una volta che sarà poi realizzata l'opera, perché cambierà il Pozzolo in senso positivo. Bene, tante grazie. Allora, abbiamo avuto l'intervento e quindi capiamo se insomma c'è la validazione tecnica e non può slittare ancora di più, quindi a gennaio avremo le cose vibrate e validate. Adesso sono venuto a questa parte perché forse qualcuno in questa zona ha una domanda. Gibt es hier jetzt Fragen? Wer möchte sich zu Wort melden? Wer möchte das Wort ergreifen? Chi vorrebbe poi magari anche porre una domanda che non è proprio attinente a ciò che abbiamo detto, però adesso voglio vedere se c'è qualcuno che vuole ancora intervenire. Abbiamo qui. Quindi però io avrei anche io una domanda perché sono abbastanza curioso. Mi dica signora, lei chi è? E sono una residente, abito vicino alla statale. Speriamo che questi soldi arrivino a gennaio. Non ho capito se è una Sonderfinanzierung o se è un Darlehen, come si leggeva sui giornali. Comunque arrivano e speriamo che ci siano. Pensate di fare qualcosa poi per questi tre anni per ridurre i rumori, specialmente di notte, perché noi siamo fuori con i decibel. Lo dice anche l'ufficio ambiente, siamo oltre i 70 decibel. Quindi abbiamo il problema durante la costruzione, lei dice durante la costruzione. Siamo da 20 anni che siamo fuori di questi valori e magari abbiamo chiesto anche di chiudere il traffico pesante almeno la notte o almeno la mattina presto, però questo sembra che non sia possibile perché il commissario del governo, il prefetto ha detto no, non si può fare, però almeno per poter dormire fino alle 6 di mattina, non svegliarci alle 5 di mattina, perché di notte si sentono i camion che sfrecciano, almeno darci un sollievo per altri tre anni. Quindi questa domanda, si possono fare delle altre limitazioni prima ancora di partire, prima di... sono previste? Cioè, misure protettive in termini di barriere anche un po' alto, e credo che sia ovvio che non sono più previste, perché ovviamente sarebbe anche non giustificare davanti a chi giustamente ci controlla, come le porte dei conti, se speriamo bene il denaro pubblico, perché adesso che si inizieranno per il lavoro del progetto non sarebbe più giustificato. Lo sarebbe stato tanti anni fa, ovviamente, però adesso non più. Invece limitazione del traffico, purtroppo la situazione è quella che ha descritto lei, che l'articolo 6 del codice della strada prevede che il gestore della strada può prevedere, con la segnaletica prevista proprio dal codice della strada stessa, limitazioni al traffico. Però queste limitazioni devono essere motivate con le caratteristiche della strada stessa. Cioè vuol dire se la strada non permette il passaggio di un camion, di un tir con una certa tonnellata, allora posso dire questi qua qui non passano. Purtroppo il codice della strada attuale non prevede la limitazione per motivi di tutela della salute, dei confinanti, per motivi paesaggistici o altro. No? Noi abbiamo da tempo chiesto al legislatore nazionale, al Parlamento italiano, una modifica del codice dell'articolo 6 della strada, proprio per poter fare noi come gestore della strada, perché voi sapete che le strade sono tutte basate nel 90 alla provincia. Come gestore della strada anche limitazioni di questo tipo. Questo servirà a chiudere per esempio gli accessi agli hotspot turistici come Praia Seato, anche
questo oggi purtroppo non possiamo fare, perché non è previsto, in quel caso sarebbe per motivi paesaggistici, no? Ma neanche per la tutela della salute. Questo lo dobbiamo fare su tutto l'S72, tra l'altro, perché una volta che verrà rilasciata la nuova concessione per la gestione dell'autostrada, sarà introdotto anche il pedaggio ambientale, che man mano aumenterà anche questo. E questo potrebbe comportare, e questo lo vogliamo escludere, uno spostamento del TIR dall'autostrada alla statale. Adesso, dato il fatto che qui ci sarà una galleria sotto, però c'è tutto il resto, c'è tutto il resto. E perciò ho già più volte incontrato i tecnici del Ministero, anche i primi ministri, sono cinque ormai, sono abbastanza giovane a collaborare, però ho già collaborato con cinque primi ministri di questo paese, e con un po' di ministri alle infrastrutture, e sempre mi è stato promesso che adesso verrà fatto, perché è assolutamente necessario, cioè indispensabile, avere questa nuova normativa che ci permetterà di chiudere l'S12 per tutto il traffico pesante di transito. Questa è l'intenzione che ho già più volte annunciato, solo che i tempi sono un po' quelli romani qui. Adesso ci proverò col nuovo governo, io ho questa notizia perché il giornalista che segue, perché non è conosciuto, mercoledì prossimo, primo incontro col ministro Paolo De Micheli, il nuovo ministro alle infrastrutture e trasporti. Primo tema sarà di nuovo questo, l'articolo è pronto, è già passato vario positivo in commissione, cioè basterebbe portarlo in Parlamento e approvarlo. Allora potremmo fare una cosa del genere come provincia. Se in assenza di questo si possono adottare solo misure temporanee per straordinari motivi, e lì c'è bisogno del commissario governo perfetto, diciamo, sostituire, e lì purtroppo non c'è stato dato l'ok su questo, perciò devo dare purtroppo questa risposta, che mi dispiace, però meglio essere dare la risposta corretta che dire sì sì faremo e poi non facciamo niente. Io temo purtroppo che nel giro di questi 2-3 anni forse, purtroppo, succederà poco, se riusciamo sicuramente faremo, però sarà quello il tempo proprio necessario per avere alla fine gli strumenti in mano, e nel frattempo avremo, spero, la galleria, no? Però per tutti gli altri, perché la stessa è lunga, per tutti gli altri comunque lo dovremo fare. Bene, grazie. Abbiamo sentito che comunque la normativa nazionale che è appunto dominio del Parlamento nazionale, che comunque... Io dico, ma se l'incontro va bene, se la legge passa, e magari nei tempi stretti si potrebbe anche cambiare qualcosa. Una legge che passa in tempi stretti? No, io dico... No, adesso, a parte gli scherzi, no, però, stiamo lavorando con tutta la serietà, perché questo è uno dei temi che più volte ho già usato, per me, diciamo, è uno dei temi importanti, tutto il tema del traffico, l'autostrada, perché avremo sull'autostrada sicuramente fra qualche anno più mezzi col gas liquido, meno rumorosi, meno inquinanti, mezzi elettrici, mezzi a idrogeno, avremo tutte queste cose, però comunque faranno di nuovo. Comunque ci saranno dei miglioramenti, grazie, e perciò dovremo fare tante attività per migliorare la situazione di chi convive con queste infrastrutture. Vielen herzlichen Dank. Ist die Bemühung da? Wer möchte jetzt? Lei ha già parlato, adesso vorrei dare, prima di ridarle la parola ancora, lei avrà sicuramente comprensione di poter dare prima. Di dietro vedo una manina che si alza, e non so se ho saltato il turno di qualcuno, però andiamo qui in fondo. Und wir können jetzt erfahren. So, bitte schön. Tiziana, volevo solo chiedere un'informazione, siccome che è stato detto che sono state fatte delle migliorie al progetto, inizialmente il progetto, però la galleria esce all'altezza del parchetto Rione Weber, diciamo così. Ci sono delle case comunque che sono all'entrata del paese sud, è prevista lì la barriera, cioè è stato migliorato questo progetto mettendo le barriere per gli abitanti che abitano all'entrata del paese? O è stato solo fatto l'asfalto, un assorbente, cose di questo tipo? Ecco, quindi, bene, allora... Se mi permettete rispondere io, allora, l'asfalto su un assorbente è stato previsto e anche il basamento per mettere in futuro le barriere, ma le barriere probabilmente se ne farà carico il comune, questo è stato un pochino... Così è stato anche perché sulla base comunque degli studi che sono arrivati,
non c'erano, diciamo, degli elementi che permettessero poi alla provincia di fare questo tipo di lavoro, di aggiungere, perché bisogna mettere poi stare attenti a quello che si fa, perché si usano soldi pubblici e devono essere usati in maniera oculata. Noi però come comune abbiamo anche detto bene, eventualmente lo faremo poi noi, questo anche, e su questo voglio dire che queste osservazioni effettivamente sono arrivate da voi cittadini e queste le abbiamo colte anche, le abbiamo portate. Quindi un po' io da una parte è vero che il progetto non si è anche slittato per questo motivo, ma anche perché abbiamo cercato veramente di ascoltarvi e di portare un miglioramento anche per chi abita giù, non solo per chi abita proprio a ridosso della strada statale, ma per chi ha Also, es gibt da natürlich von Seiten der Gemeinde diese Barrieren, prego. Non riesco a capire perché la concessione delle case è stata fatta da parte del comune, si doveva anche prevedere che lì c'era il transito, soprattutto dopo che viene fatta la galleria ci sarà il raddoppio del traffico, per cui già adesso è invivibile, non si può aprire le finestre. Non riesco a capire perché la provincia, visto che ha fatto delle migliorie, non abbia stanziato anche questa cosa, visto che poi il comune non avrà i soldi, per cui le barriere non verranno più fatte, o comunque altri anni, anni, anni. Io non credo che ci sia questa grande differenza per fare un tratto che non so quanto possa essere, ma comunque un breve tratto. Quindi ok, grazie, abbiamo capito. Also siehste, dass in Frage, dass das nur leere Versprechungen sind und dass das nicht realisiert wird. Wie kann man darauf antworten? Capisco assolutamente la sua posizione personale. Il tema lo affrontiamo ogni volta che prevediamo, diciamo, una galleria che dovrebbe anche alla fine migliorare la situazione dei confinanti, se non tanto, diciamo, una soluzione per la sicurezza della viabilità, perché c'è una caduta massi alto, cioè, ci sono le gallerie protettive e ci sono quelle che hanno soprattutto questa funzione qua, che altrove tra l'altro non si costruiscono, però noi per fortuna in Alto Adige abbiamo le risorse, in altre regioni italiane purtroppo sono un'altra situazione, noi le abbiamo ed è giusto che siano fatte. Il tema è che ogni qualvolta ovviamente dove finisce la galleria dove è progettata c'è sicuramente ancora almeno una o più case, più confinanti che dicono ma l'hanno portata fin qui e non più avanti. Perciò dico subito, questo non lo dico, mi rendo conto, no? Perché se l'avesse fatto ancora 50 metri o forse 100, e ogni volta che poi si cerca di migliorare il progetto si aggiungono 30 metri, ovviamente c'è chi mi vede dopo e dice sì, adesso mancherebbero solo altri 20. Qui in questo, ed è giusto, è comprensibile, guardi che io la capisco perfettamente, se fossi io confinante farei lo stesso ragionamento. Il tema è che noi poi abbiamo però una situazione dove dobbiamo fare una valutazione secondo gli standards tecnico-urbanistici anche che sono nella letteratura, che sono nelle linee guida, nelle descrizioni, dove si fa la misurazione della situazione, anche i pronostici e tutto quanto, dove è previsto poi che qui è ancora previsto, qui è motivato, giustificato, e poi arriva la situazione, e con ciò non dico che il confinante non senta niente, però dove si scende sotto determinati livelli. Questa è la situazione, dove il tecnico poi dice guardate che io qui non posso certificare che questa è una cosa dovuta. E perciò anche la spesa, e guardate che non è, cioè, dalla Corte dei Conti ormai settimanalmente ci arrivano gli avvisi, poi che voi leggete sui giornali, ah c'è un'indagine contro il Presidente, sono queste le cose, dovrebbero le indagini, e purtroppo è così, però dobbiamo stare attenti, giustamente sono i vostri soldi, sono i soldi dei contribuenti. Qui si è trovato però un compromesso. Il progetto è già stato adesso pianificato così, non diciamo dicendo ma poi farà il comune, no, le basi saranno fatte proprio già così che il comune poi può mettere le barriere, proprio diciamo è già preparato così, le basi saranno fatte ancora, diciamo, sono parte del progetto della provincia, saranno, diciamo, parte del bando e poi sì, c'è il montaggio, diciamo, delle barriere e questo poi non tocca a me, ma credo che la sindaca potrà confermare che questo poi si fa, no? Perché altrimenti perché noi spendiamo per fare le basi? Cioè questo di nuovo è la Corte dei Conti che dice ma che avete fatto? Una base per non costruire niente. Perciò io credo che confermerà la sindaca che si fa. Ja, vielen herzlichen Dank, das glaube ich war auch eine sehr erläuternde Antwort. Ich schaue in die Runde, da war der Herr und dann die Dame. Bitte schön. Dankeschön. Herr Landeshauptmann, ich bin Robert Prusinelli.
möchte das ein bisschen jetzt zum Ausdruck bringen, wie sich hier, glaube ich, viele Unterlandler so fühlen. Also in Unterland, glaube ich, rede ich auch für andere, fühlt man sich schon irgendwie stiefmütterlich behandelt, muss man sagen, wenn man sieht, was anderswo geleistet wird. Hier, speziell in Bronzolen, muss man sagen, sind hier von Neumarkt bis zur Einsteinstraße, sind wir der einzige Dorf, der noch überquert wird, also durchquert wird vom Verkehr, und das seit vielen Jahren. Man muss sagen, man ist imstande gewesen, viel größere Projekte zu finanzieren, die dazu aber gebracht haben, dass hier der Verkehr sehr viel zugenommen hat. Also man hat gesagt, jemand hat es gezählt, 30% liegen würde. Ich würde sagen, das ist viel mehr geworden. Überhaupt ist es viel mehr geworden, die Nacht. Die Straße ist so kaputt geworden, dass sie auch ein Ersatz ist für die Autobahn. Und das ist das Schlimmste. Weil jetzt gibt es auch die Nacht. Vorhin hatte man zumindest die Nacht, so ungefähr, oder so mehr oder weniger, ein bisschen Ruhe. Ich bin ein SS12-Bürger, also ich bin direkt an der Straße. Und deswegen sage ich, das ist höchste Zeit. Es ist überfällig. Wenn man sagt, ja, es wird besser werden, es werden leisere LKWs, wie Sie genannt haben, und so weiter, möchte ich eines ansprechen, weil das ein bisschen auf dem Magen liegt und vielen anderen auch. Elektrische Flugzeuge gibt es noch keine, glaube ich, oder zumindest werden sie nicht hier landen. Deswegen, man sagt, Verkehr, die Umwelt und so weiter, ja, aber wir haben hier dann auch den Flugverkehr, auch für alle anderen. Und ich glaube, man müsste schon auch, wenn man es nicht anders kann, ich glaube, man hätte anders gekönnt, aber wenn man es gar nicht anders kann, so mit einem Auge mehr auf das Unterland schauen, als das, was bis jetzt gemacht worden ist. Das ist mein Gefühl. Ich möchte eins dazu sagen, Sie sind schon jetzt eigentlich in der zweiten Legislatur, aber vorher war es nicht länger das Projekt, aber ich möchte Sie, im Fall sollte es nicht klappen, jetzt in Jänner würde ich sagen, aber im Februar würde ich Sie gerne zum Frühstück einladen, Sie und die ganzen Landesräte, die da mit einbezogen sind, bei mir zu Hause natürlich, weil da, muss man sagen, fängt man mit lauter Stimme, ich habe ein kleines Kind mit 2 Jahren, und wir schreien uns schon beim Frühstückstisch an. Deswegen möchte ich schon sagen, es ist höchste Zeit. Gut, vielen Dank. Also, wir haben gehört, die Lebensumstände, die Lebensqualität ist schwierig, höchste Zeit. Da kann man jetzt nicht mehr warten. Die globale Situation im Verkehr ist angesprochen worden. Die Befürchtung, dass der Verkehr noch einmal zunimmt. Sehr viele Themen, die wahrscheinlich abfüllen, es werden. Aber was sagen Sie? Ja, zunächst einmal, ich kann Ihnen gar nicht widersprechen, das will ich auch nicht. Das ist ja der Grund, warum das Projekt überhaupt realisiert wird, nochmal 37 Millionen Euro. Das ist auch für das Land Südtirol, das ist die Hälfte des Jahresbudgets, das wir insgesamt für Straßenbauten zur Verfügung haben. Also in diesem betreffenden Jahr wird der Rest des Landes Südtirol mit der anderen Hälfte auskommen müssen. Und das ist ein großes Projekt. Das ist auch richtig, es wird deshalb als großes Projekt realisiert. Es hat länger gedauert, als sich die meisten hier vorgestellt haben und auch als das, was man sich gewünscht hat. Ich glaube auch als Politiker, man freut sich ja mit, wenn etwas zeitgerecht gelingt und so weiter. Und deshalb ist es nicht angenehm, auch feststellen zu müssen, wir schaffen es nicht. Es ist so, dass wir jetzt auch in Bezug auf das, was wir damals angekündigt haben, dieses Jahr Verzögerung hatten, wo wir wirklich das Projekt versucht haben, noch einmal zu verbessern. Das mit dem Verkehr, ich wollte genau eben nicht sagen, es wird alles gut, sondern wir müssen trotzdem, wenn auch hoffentlich die Fahrzeuge umweltfreundlich und leiser werden, höchste Zeit, aber das wird nicht reichen, ich gebe Ihnen da vollkommen recht, deshalb dieses Ansinnen auf der SS12, den Gütertransitverkehr zu verbieten, bleibt trotzdem aufrecht. Das müssen wir tun. Also das ist ein Ziel und das müssen wir erreichen. Das ist auch klar definiert als Ziel übrigens der Landesregierung,
das steht im Regierungsprogramm drin, das steht auch in allen Kommunikationen, die man nach oben schickt drin, das steht auch in den Parteiprogrammen, sage ich jetzt mal, die nicht hierher gehören, aber auch dort steht es drin. Ja? Deshalb, das ist ein Ziel und es geht das Ziel genau in die Richtung. Wir müssen auch Verkehr trotzdem noch, trotz Tunnel von der SS12 wegkriegen. Wir müssen vor allem beim Güterverkehr auf die Schiene kriegen. Das ist meine Arbeit der letzten 5 Jahre, bestand hauptsächlich darin. Ja, wir haben jetzt mit der Umwelt auch die Finanzierung der Verladebahnhöfe, wir haben durch die Mauer die Finanzierung der Zulaufstrecken. Weidburg-Franzensfeste wird gebaut, der Prenkobalsystem wird gebaut, die Umfahrung Bozen wird gebaut. Sie werden mich jetzt fragen, Unterland. Ja, hier erfolgt die Eintragung in den Baulehrplan. Rossi Schiefer sitzt da irgendwo, glaube ich, ja. Der, glaube ich, eine Woche ungefähr bei mir nachfragt, was ist los, ja, wieso geht es nicht weiter, da hinten sitzt er, hier blendet es ein bisschen besser manchmal diese Hand. Ja. Innerhalb Jahresfrist will man das schaffen. Ich hoffe, das gelingt, dass die Eintragung in den Baulehrplan kommt. Und hier eine Information für Sie, wie bedeutet dann, dass wir endlich mit den ganzen Detailuntersuchungen beginnen können, mit dem Carotaggio praktisch, mit den Untersuchungen auch der Bohrkerne und so weiter, um dann wirklich festzulegen, wie kommt dieser Umfahrungstunnel des Unterlandes und wo genau muss es einen Fensterstollen geben und so weiter. Das ist alles nur Provisorium, das bis jetzt irgendwo liegt. Also da sind wir noch relativ weit. Aber es ist realistisch geworden, denn die Querfinanzierung ist Gesetz, ist Staatsgesetz, ja, und ist vom Interministeriellen Komitee genehmigt worden. 1,8 Milliarden Euro Querfinanzierung von der Autobahn für diese Zulaufstrecke. Das heißt, das Ganze ist realistisch geworden. Und das bedeutet dann auch mit der neuen Maut, dass es wirklich den Anreiz gibt, den Güterverkehr zu verlagern, vor allem mit den neuen Verladebahnhöfen. Die Logistiker sagen uns, sie transportieren Güter. Ihnen ist das, für sie ist das auch okay, das mit der Schiene zu tun. Nun muss die Schiene wettbewerbsfähig sein. Das Ganze muss funktionieren. Und wir müssen auch Kostenwahrheit hineinbringen. Das ist ein Thema, das nicht nur von Zoll betrifft, sondern generell. Und das hat dann auch mit dem Klimaschutz und so weiter zu tun. Jetzt einen Satz noch, ganz spezifisch zu dem, was Sie gesagt haben, Flughafen. Ja? Es ist, sì, forse anche in italiano, giustamente, perché volete ho risposto in lingua tedesca, perché la domanda mi è stata rivolta in tedesco. Faccio la sintesi in italiano e poi torno all'aeroporto, perché c'era anche ovviamente questo tema. Cioè, in sintesi, noi dovremmo fare tante cose, però siamo riusciti a ottenere un grande risultato a Roma con il finanziamento trasversale da parte dell'autostrada per tutta l'infrastruttura ferroviaria, per le vie d'accesso, interporti e quant'altro, aggiungendo al pedaggio normale anche un pedaggio ambientale che porterà a una sostituzione anche dei mezzi, perché costerà sempre di più usare un mezzo inquinante. E questo è sicuramente un risultato importantissimo, questa è legge dello Stato e delibera interministeriale CIPE, cioè non è più una cosa annunciata, è legge che verrà fatta. Adesso vi lascio la concessione e poi passo dopo passo si va in questa direzione. Però dobbiamo chiudere l'SS12 comunque anche per i mezzi di trasporto merci in transito. E questo lo faremo quando una volta l'articolo 6 modificato dalla legge del corso della strada lo permetterà, altro obiettivo che porto avanti da anni. E da anni mi dicono che tutti d'accordo proprio dopo che è stato approvato. Però non mollo, lo garantisco, non mollo, perché per me sarebbe un successo personale ottenere una cosa del genere. Queste sono le cose dove poi il politico dice, yeah, ce l'ho fatta. No, perché queste sono le cose belle. Non costa un centesimo, però è una grande soluzione. L'altra cosa è l'aeroporto, di cui è stato parlato. Adesso, poi se ci sarà una domanda specifica, non vorrei adesso qui raccontare tutte le cose che sono state. Ci sono state, però una cosa è certa, non è che con la cessione dell'aeroporto sia venuto meno l'impegno della provincia, della giunta, della politica territoriale generale, diciamo, di fare tutto in modo che sia protetta la cittadinanza che confinante con l'aeroporto, per quanto riguarda rumori, inquinamento o quant'altro, non è che sia venuto meno. Valgono ancora anche le stesse regole che sono valse ormai dal 2012, che era allora l'autorizzazione che è stata rilasciata, poi prorogata di anno in anno, e quelle sono le regole e anche i limiti dell'aeroporto. Non sono modificate e non saranno modificate perché noi, chi è che comanda qui? È l'ENAC, è l'ente e il MIT, il Ministero dei Trasporti, e noi siamo interlocutori con provincia. Lo saremmo anche stati se l'aeroporto fosse rimasto nella proprietà della provincia, anche lì comunque non saremmo stati noi a
decidere, perché il master plan, i limiti, i piani di gestione sono comunque approvati dal Ministero dei Trasporti e dall'ENAC. Anche se l'aeroporto fosse stato declassato aeroporto regionale, stessa cosa, comunque l'ENAC e il MIT. E questa è una cosa importante che purtroppo non è mai stata spiegata, o quando qualcuno ha provato a spiegarla, si dice, no, possiamo fare la legge provinciale. E come l'autostrada, l'aeroporto è un'infrastruttura di interesse statale, anche se poi è declassata regionale, però questo non cambia che è una concessione statale che regola l'aeroporto. Come noi purtroppo non possiamo dire chiudere l'autostrada e dire adesso non si passa più, perché è un'infrastruttura statale che viene gestita in base a una concessione che detta le regole al concessionario, così per l'aeroporto. Sarebbe stato così se avessimo continuato a gestirlo noi come provincia, ed è così adesso per i privati, che lo devono gestire secondo le regole dettate dall'ente concedente, che è lo Stato, che è il MIT e l'ENAC. La differenza, e questo è vero, la gestione della provincia era quella che come gestore puoi autolimitarti, no? È vero, oltre a quello che ti prescrive l'ente, puoi dire io cerco poi di magari fare di meno qui e altro, anche poi accettando e mette un effetto negativo sul bilancio di gestione, dicendo allora nel costo del contribuente. Questa è stata la situazione da tanti anni, dove sempre è stato criticato ma quanto costa questo aeroporto e non funziona, non serve a niente, milioni di euro. Perciò è stata fatta questa proposta di dire vabbè, se lo sviluppiamo meglio, se facciamo di più, non costerà più tanto al contribuente. Questa però è stata bocciata perché la gente ha detto no, non vogliamo un aeroporto che fa di più. No? Ecco, è stata bocciata. Con tutti i piani di sviluppo e quant'altro che sono stati. Allora noi avevamo annunciato per caso il sì, però il no, usciamo però, perché non ha senso continuare a gestirlo con la critica che tanto lo gestite, costa un sacco di soldi, non porta niente. Allora vogliamo. L'abbiamo mollato con le regole che valevano prima di tutto l'inizio di questa discussione, cioè che sono sempre quelle del 2015. E adesso io mi faccio carico di una cosa, sapendo che le persone della Bassa Tesina non vogliono avere la situazione di essere, di vedere ridotta la loro qualità di vita con un casino di aerei che li passa sopra la testa. E lì dovremmo fare di tutto, perché già non ci sia. E abbiamo sicuramente una situazione che non è drammatica. L'aeroporto di Bolzano, così come è classificato, anche con la possibilità di allungamento della pista approvata nel 2011, quella che è rimasta, ma quello se mai fosse realizzata non permetterà il decollo di aerei che sono i jet grandi che invece sarebbero stati previsti nel programma di sviluppo messo a referendum. Quelli erano altri tipi, quelli comunque non ci saranno. E noi abbiamo questo impegno, qui di nuovo guardo ai rappresentanti anche che vedo in ogni regione del partito, di non far accadere questo. C'è la possibilità di allungare questi 130 metri, quella però non permetterà di far decollare e anche alterare i jet grandi. Saranno sempre gli stessi pericoli, lo dicono tutti i tecnici, non si andrà oltre i 100 posti perché non è possibile, e non è possibile neanche perché c'è questa situazione topografica. Adesso c'è il tema, ci sarà un collegamento con Roma? Probabilmente sì, lo annunciano i privati e quello c'era già. Dopo l'annuncio che volevano fare non 4 voli come era prima, ma uno la mattina e rientro la sera. Questo probabilmente. E poi c'è il tema dei charter, dove si fanno gli incontri, no? E si vuole discutere anche su una specie di autolimitazione, e lì bisogna vedere. Questo è l'impegno, spero di essere stato non solo esaustivo, ma anche un po' concreto per rappresentare, e non è. Io avevo sostenuto mia tesi, diciamo, di voler sviluppare l'aeroporto per farlo costare meno al contribuente, ma comunque gestirlo pubblicamente. E quella è stata bocciata. Io non sono niente, in qualche modo, diciamo, deluso da questo, perché il risultato è stato clamoroso, è stato bocciato. Però avevamo deciso, allora usciamo e lasciamolo così com'è, piccolo, e vediamo se c'è qualcuno che vuole gestirlo così com'è, senza, diciamo, quel progetto di sviluppo. Incluso però quello che era già approvato prima, che non cambia l'ordine di grandezza dell'aeroporto. Questa è la situazione e io credo che possa, diciamo, sicuramente rispondere a tutti che dicono che questo non sia la realtà delle cose. E poi, ripeto, mi rendo conto quanto è importante questa tematica e quanto deve stare noi sorvegliare adesso,
questo è un impegno nei confronti della, della popolazione, e questa è la cosa, non pregiudica la qualità della vita dei cittadini. E secondo me ci riusciremo, proprio perché non voto è quello che è. Allora, salve, vielen herzlichen Dank. Grazie, appunto abbiamo sentito, abbiamo aperto appunto un'altra tematica, un'altra pista. Io volevo solo incalzare, perché c'è sempre, come si legge, si sente, questa sensazione, questo sentimento also Stiefmütter nicht behandelt, dei cittadini di secondo piano, no? Anche lì è molto sentita. No, due parole praticamente. Cioè, abbiamo tanti temi dove Stiefmütter nicht, no? C'era il piano di volere trattare i fanghi nella bassa Tesina, per esempio, no? Anche questo era, diciamo, un caso che girava. Abbiamo evitato, vero? O si cifra, i fanghi non vengono più trattati in bassa. Non era così facile, perché bisognava cercare un'alternativa dove anche altri comuni, che adesso sarà in Valpusteria, dove sarà fatto altri comuni, adesso si sono presi questo diciamo, carico di questo peso di volerlo fare. L'abbiamo evitato, proprio sapendo che qui si dice abbiamo già tante cose non tanto piacevoli, per cui adesso piantatela, no? Abbiamo situazioni in tanti comuni dove c'è una serie di progetti che erano in cantina, noi abbiamo cercato di sostenerli, e se guardiamo, se ci arriviamo alla bassa, diciamo, il livello dei comuni, avere lo sviluppo, diciamo, del territorio, delle infrastrutture, non è che i comuni della bassa siano messi male. Abbiamo visto un po' di immagini prima di strutture pubbliche che si trovano qui. Io potrei elencare una maria di progetti che sono stati realizzati negli ultimi 10 anni e una maria di progetti che sono adesso, diciamo, nella fase di finanziamento. E abbiamo il grande tema dell'autostrada che attraverso diciamo, la bassa, ma anche poi tutta la valle di Sarco, un problema che condividete con tanti altri cittadini della provincia autonoma di Bolzano, dove il tema è quello che condividiamo anche con i cugini del Tirolo e del Trentino. E qui sappiamo che questo è un grande tema, che il treno lo stiamo spostando. Dico soltanto, facciamo tante cose, e non è che per non trattare bene la bassa, non ci mancherebbe. Ja, vielen herzlichen Dank. Magari anche la nozione dei fondi, metà dei fondi destinati alle strade della provincia vanno a Bronzolo. Questo prima l'avevo detto solo in tedesco, quindi per l'anno previsto, questa è un'informazione magari importante, per l'anno previsto, quindi metà dei fondi a disposizione. Allora, qui dobbiamo andare per ordine. Prego, signora. Le tengo il microfono, io lo tengo io. Volevo tornare al discorso della statale 12. Siccome c'è un po' di tempo da aspettare ancora per risolvere il problema, volevo chiedere se non è possibile almeno limitare la velocità, perché ci sono i 60 all'ora che non rispetta nessuno. Io non ho mai visto qualcuno che controlli la velocità nel tratto abitato. Non si può fare qualcosa, non so. Ecco, quindi è chiaro, è vero. Risposta secca, i controlli ovviamente si possono, anzi si devono fare. Cioè non ha senso porre un limite alla velocità e poi non controllare. Perché piuttosto di dire da 60 si passa a 50, tra l'altro è difficile, no, è far rispettare il limite che è posto. E qui diciamo la legge non solo lo permette, ma la legge parla chiaro, il limite si pone per farlo rispettare. Poi sappiamo che questo comporta anche ovviamente il fatto che poi non saranno solo i cattivi da fuori, ma anche qualche cittadino, è giusto, va quindi rispettato. La legge va rispettata. Sono d'accordo e senza dubbio insieme al comune ci metteremo in contatto anche con le forze loro competenti e poi risponderanno forse i sindaci su ciò che già è stato fatto, però senz'altro mi faccio portavoce anche per chiedere più controlli. Questo è okay. Il risultato, signora. Un applauso alla signora. C'è una sindaca che vuole intervenire al riguardo. Brevemente. Ci sono stati degli incontri anche con il prefetto e siamo sempre comunque in contatto anche con le forze dell'ordine, non solo con il comando dei carabinieri ma anche con la polizia stradale. Sono aumentati un po' questi controlli, tanto è vero che qualche cittadino ha preso anche la multa e mandiamo anche il nostro vigile a fare i controlli, il nostro addetto alla polizia locale, e
quindi stiamo anche lavorando, perché questa è una richiesta che era venuta anche quando ci siamo confrontati con il gruppo di lavoro, e abbiamo già fatto, dato dei preventivi per poter mettere dei dissuasori o perlomeno queste, questi praticamente sono questi segnali che dicono viaggiate anche, dovrebbero già limitare. Abbiamo fatto fare i preventivi, abbiamo già chiesto l'autorizzazione all'ufficio strade che ci ha risposto proprio l'altro giorno dicendo che dobbiamo adottare determinati criteri, però dobbiamo ancora avere poi anche il benestare poi del, comunque del commissariato. Volevamo mettere anche degli speed check, lì diciamo ancora dobbiamo un po' valutare insieme poi al prefetto, quindi ci saranno solo anche delle riunioni comunque delle forze dell'ordine. E magari forse posso passare la parola, no? Bene, allora abbiamo sentito il Svio Trasketan, Speech and Posse, abbiamo qualcuno che vuole intervenire a una nuova tematica che non abbiamo angesprochen haben. Io? Chi è che voleva qui? Perché c'è anche qui un politico di vecchia data, allora? No, beh, ho detto vecchia data. Allora, signor Peterlini, cosa la porta qui a Bronzolo? Le tengo il microfono come su. Vorrei difendere gli abitanti di questo paese, però vorrei opporre una domanda e fare la mia. Posso? Certo. Prima cosa sull'aeroporto, no? La base Tesina da molti anni, io ero responsabile per molti anni qui come rappresentante, ha espresso la propria contrarietà durissima. Poi, e quello forse la nuova giunta non ne ha tenuto conto, con grandi difficoltà e convincendo la popolazione, abbiamo raggiunto una cosiddetta mediazione. E questa mediazione cos'era? Era che praticamente la provincia ci ha chiesto, c'era ancora il presidente Durnwald, ci aveva chiesto che potesse modernizzare le strutture, ci dovevano mettere a posto qualche prescrizione anche dell'Unione Europea e farlo questo aeroporto. E la contropartita di questo compromesso, di questa mediazione, era che poi con grande sofferenza politicamente abbiamo detto beh sì, però senza allungamento della pista e senza aerei pesanti. Questo era quanto pattuito. È per quello che la gente soffre, perché già abbiamo fatto un passo grande in avanti. E poi è venuto questo referendum, e l'espressione del referendum non era contro tanto, era formalmente contro il finanziamento, ma la gente ha espresso in tutta la provincia che questo aeroporto non lo vuole. E pertanto su questo punto siamo delusi. Ma non vorrei rimanere sul tetto. Adesso ci affidiamo alla promessa del presidente Compaccio, che dice beh, saranno le piccole, speriamo bene. Comunque non so se calmerà le emozioni della nostra popolazione. Sul secondo punto, mentre devo dire, e qui devo difendere il presidente e anche la giunta, ringraziandolo anche di essere venuto, perché questa bassa Tesina, è vero che abbiamo sempre dovuto lottare per avere non solo le immondizie, ma anche certe infrastrutture che ci servivano, ma noi negli ultimi 20 anni avevamo due grossi progetti. Uno era quello di evitare che una nuova ferrovia ad altissima velocità passasse la nostra valle, il centro di valle. E questa era una lotta molto molto difficile, perché dovevamo coinvolgere non solo la provincia, ma naturalmente anche il ministero, e che ci volevano dire che costa troppo e così via. Mentre siamo riusciti a trasferire tutta questa nuova linea, a parte qualche uscita e poi rientramento qui in Bassa Tesina, tutto in galleria. Questo lo devo dire ed è un grande vantaggio. Il secondo punto era quello di cui stiamo discutendo adesso. La provincia originariamente aveva programmato di fare la superstrada nuova lungo il l'argine dell'Adige. E lungo l'argine dell'Adige cosa avrebbe comportato per noi? Un aumento ancora di traffico tremendo e soprattutto un taglio continuo dei nostri masi da ogni paese per poter raggiungere questa superstrada. E che abbiamo lottato molto, e ormai parlo di 20 anni fa, e siamo riusciti a trasferire, a chiedere, a riuscire con la nostra richiesta, che costava un po' di più, forse anche molto di più, di trasferire tutto in galleria. E dobbiamo dire, per fortuna, è stato fatto. E però
purtroppo è mancato questo tasello, e questo tasello adesso soffre fortemente, perché come abbiamo sentito naturalmente il traffico aumenta se una strada funziona bene. Però devo dire che oggi è una giornata fortunata, perché sui giornali c'era scritto che si doveva aspettare fino al 2024 per poterla realizzare. Se oggi il presidente Compass ci ha promesso che spera di avere i soldi, forse non ho capito bene, che ci potesse iniziare addirittura già nel prossima primavera, direi così. No, primavera no. Cosa dice allora lei? Il progetto poi parte. Non si parte, perché l'importante la costruzione sarà un po' più lunga. È chiaro. Scusate, non facciamo confusione su questo tema, perché ho cercato. Appunto, bisogna un po' riuscire. Ci sono tante questioni. Il bando sarà pubblicato o nel mese di dicembre, okay. Adesso diciamo gennaio, così mi okay, diciamo gennaio 2019, e da lì, cioè 2020, scusate, 19, non diciamo più a farlo, 2020 sarà pubblicato il bando, e questo vuol dire che poi ci sarà un vincitore della gara che costruisce la galleria. E quando si costruirà? Questo vuol dire che i soldi ci sono già prima, e questo vuol dire che abbiamo già deciso di mettere i soldi, perché altrimenti non potrei annunciare questa cosa. E quando ci sarà l'inizio dei lavori, vuol dire, se tutto va bene, inizio dei lavori gennaio bando, inizio dei lavori autunno, tardo autunno dello stesso anno, perché sono questi 6, 7, 8 mesi che passano per poter iniziare i lavori, e ho prima spiegato anche ogni singolo passaggio. Ok, io ti chiedo che ho fatto da natura, ich glaube, das war wirklich ein positives und großes Zeichen, dass der Landeshauptmann heute hier gekommen ist. Vorrei ringraziare il Presidente che si è venuto stasera e che aveva portato questa buona notizia. Se si parte, si comincia in gennaio con va bene. Lavori, è la grande cosa. Grazie signor Pedellini, che è stato l'ospite d'onore già nel 1986. Ecco, allora qui avevamo, anche lei voleva aggiungere qualcosa? La conferma si avrà quando i soldi saranno messi a bilancio. E lì sapremo sicuramente se parte effettivamente. Ok. Sarei anche piuttosto stupido presentarmi qui e ripetere 10 volte queste cose. Poi... Va bene, l'abbiamo sentito. Allora, altre tematiche ancora? C'è qualcuno che dice io adesso ho il coraggio di chiedere di parlare per queste esigenze? Zwortmann, Kipsieman, ich glaube, ja. Da oben, niemand. Qui avevamo ancora in sospeso qualcuno. Abbiamo aperto, attenzione, Landeshauptmann ha detto al governatore che lui è qui a disposizione. Il cerimoniere sono io. Allora, devo tastare, capire quante domande ancora andiamo a toccare, quante tematiche, perché tematiche le abbiamo toccate. I lavori che devono partire e il maggior onere, diciamo così, di traffico che potrebbe poi scaturirne. Tematica? No, quindi siamo già su una buona strada. Allora, se do la parola, ecco lì, vedi? Sapevo io. Insomma, sehr schön, questa è la democrazia dove ognuno può dire la sua. Regno Marco, la dottoressa, perché non è conoscesse. Riguardo l'avvenimento dell'entrata a sud del paese, e anche la signora Tiziana preoccupata per il rumore, avete tenuto conto dell'interconnessione di Bronzolo? E credo sia del tunnel interconnessione del paese, esatto, che sarà lì. Ne abbiamo parlato proprio stasera nella giunta con il presidente. Ok, grazie. Dunque, sì, lo sappiamo, diciamo che al momento è vero che c'è sulla carta, ma abbiamo avuto anche conferma che questo serviva proprio per poi fare le varie modifiche urbanistiche per avere poi la partenza, no, per il progetto, e quindi è lì, ma si dovrà poi valutare bene cosa fare poi nel futuro, quindi sappiamo che è lì. Non so se vuole aggiungere qualcosa. Sì, purtroppo diciamo per quanto riguarda la galleria, quella principale, e questo sarebbe il tunnel d'accesso, siamo ancora in una fase, diciamo, proprio di inizio della progettazione, e qui abbiamo adesso il momento in cui si inserisce nel piano urbanistico una tratta, un'ipotesi di tracciato, è solo un'ipotesi, per poi poter, e questo è il presupposto giuridico necessario per avere anche la dichiarazione di pubblica utilità che permette di fare certe
spese anche per fare una progettazione di massima, cioè i canottaggi per esempio, per verificare se qui veramente si può fare questa opera, perché oggi non lo sappiamo, si ipotizza che si possa fare. Voi ricordate che sono stati fatti gli studi, erano 5 le varianti, diciamo, di soluzione per la linea ferroviaria da Bolzano, diciamo, verso il sud, la Bassa Tesina. Lavorare su quella esistente, spostarla, incapsularla, spostarla di più e metterla in galleria, diciamo, montagna. Tutte queste varianti erano state oggetto di uno studio approfondito dalla parte del comitato VIA, dai tecnici, non c'era nessun politico, erano tutti quei tecnici esperti di ambiente, e hanno scelto, ahimè, per il ministro delle finanze, hanno scelto quella più costosa, ma decisamente più costosa, che era in galleria, dicendo che era la soluzione migliore dal punto di vista ambientale, paesaggistico e per i cittadini. E perciò questa è stata la variante che è stata scelta. Tutto successo nei governi, diciamo, ancora Lumbal, mio predecessore, con i rappresentanti della Bassa, che erano anche comunque coinvolti. Noi da allora lavoriamo su questa ipotesi. Siamo riusciti, perché poi si è detto, ma tanto non ci sarà mai. Prima si è detto che non ci sarà mai la galleria di base del Brennero. Questo sappiamo, chiunque può andare lì, entrare, sedersi nel pullman, entrare e vedere come lavorano. Non è che sarà mai. È ormai completamente finanziata e appaltata. 9 miliardi. Poi non ci saranno mai le gallerie d'accesso. Sarà pubblicato il bando per la galleria d'accesso Ponte Catena Fortezza, probabilmente in primavera dell'anno prossimo. Finanziato completamente, 1,7 miliardi anche quello, è 1,7 miliardi anche quell'opera lì. E dove posso adesso raccontarvi un po' cosa è successo? Anche lì avevamo inserito nel piano urbanistico un'ipotesi di un tracciato e poi si è lavorato su quello, facendo i canottaggi, facendo tutte le analisi approfondite e poi con i comuni, me lo confermano, che ha sentito i colleghi comuni, con i comuni abbiamo rivisto tutto il progetto. Alla fine è venuta fuori una cosa molto diversa da quella dell'ipotesi iniziale, ma molto migliore anche nell'interesse dei comuni. In effetti chi ha seguito sulla stampa e TV Rando, abbiamo presentato tutti assieme circa 9 mesi fa, assieme a tutti i sindaci, il progetto definitivo, e tutti i sindaci si sono dichiarati ed erano molto critici, soddisfatti della soluzione. Qui dovremo fare lo stesso lavoro e ce ne chiederà qualche anno, va detto, lo stesso lavoro dopo le analisi sui terreni geologiche, geomorfologiche e quant'altro, inizieremo a discutere con i sindaci e lo stesso scrittorio tutte le soluzioni tecniche, tra le quali anche dove sarà posizionata. Quelle due che sono previste per la Valle di Sacro sono state postate, non so, 4-5 volte in fase di progettazione. Perciò può essere che sia lì, può essere che sia anche diversa. Oggi io non potrei dire, proprio che siamo alla fase ancora proprio iniziale. Oh, vielen herzlichen Dank, man hat wirklich Einblick bekommen, wie das Ganze funktioniert. Wir sind bei der Schlussrunde. Quanti ce ne sono ancora? Questo riguarda la tematica questa. Sì, mi dispiace, maestro. No, va benissimo. E poi chiudiamo, Prego. Sono Paolo Di Mantè e sono felice dell'annuncio che hai fatto, il bando verrà pubblicato a metà di gennaio 2020, però le lancio una sfida. Se entro gennaio 2020 il bando non verrà pubblicato, io la invito a presentarsi qui, al più tardi il 1° febbraio 2020, a spiegarci il perché. Bene, molto chiaro. Accettato. Ah, sì, accettando, postiamo subito su Facebook, quindi poi tante grazie, io la metto un po' sul... E ha ragione. Va bene, allora, un applauso anche al signore che ha presentato, un applauso al governatore, einige Resultate, einige Punkte, die man klären konnte, Informationen weitergegeben wurden. Abbiamo iniziato con lei, ancora attuale la domanda, sicuro? Bene, allora. Ritornare sui controlli, perché a tutti gli effetti il commissario del governo ha prescritto dei controlli da parte dei carabinieri, da parte della polizia e dai vigili. I vigili a Bronzolo non ci sono, il commissario ha detto in convenzione anche con gli altri comuni. Bene, i carabinieri li vediamo alle 10 di sera, non c'è
io li vedo alle 10 di sera, però il traffico c'è la mattina dalle 5 fino alle 10. Quella è l'ora dove bisogna controllare a mezzogiorno. No? Ecco, i vigili urbani non ci sono mai e la polizia statale è quella. Ok, più controlli perché lei, secondo le sue osservazioni, dice che non ci sono. No, prendiamo atto dell'osservazione, sicuramente i controlli si devono fare dove c'è la situazione di maggiore disturbo, ovviamente maggiore problematica, non sempre sarà fattibile, però se si fanno maggiormente in queste ore, ovviamente è giusto che si fanno. Io ho già detto prima, mi faccio volentieri il portavoce, non è che domani ci saranno, però faccio il portavoce assieme alla sindaca, al vice sindaca, ai rappresentanti comuni, parleremo con le forze d'ordine, rappresentanti, sappiamo che loro hanno tante cose da fare e ci sono tante richieste anche a loro, però sicuramente è una questione di priorità. Chiediamo che la priorità sia questa e così si farà di più. Schlussrunde, abbiamo proprio l'ultima parola di chiusura. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die rege Teilnahme, für das Interesse, aber vor allem beim Landeshauptmann für seine sehr klaren Zusagen, was Jesus 12 betrifft. Ich glaube, damit können alle etwas anfangen und sich auch freuen, dass es dann bald sehr konkret wird. Herzlichen Dank für diese sehr offenen Worte und auch eben dafür, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden sind. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam versuchen, diese Dinge, diese Probleme, die noch ausständig sind, eben zusammen anzugehen. Es ist nicht leider immer so, dass es schnell gelingt, Dinge zu klären, und man muss dranbleiben und man muss auch zuversichtlich sein, dass es irgendwann gelingt. Vielen herzlichen Dank, allora guardiamo nel futuro con appunto speranza e appunto anche con la volontà che le cose possano andare bene. Se passa il microfono alla sindaca. Va bene, allora il numero uno, comanda lei, prego. Ich bedanke mich genauso für die Teilnahme, für die Fragen, die mir gestellt worden sind. Ich denke, so funktioniert die Demokratie. Wir sind gefordert. Ich bedanke mich beim Bürgermeister, bei der Gemeindeverwaltung für die Zusammenarbeit, auch dafür, dass Sie ständig Druck machen und Forderungen stellen. Wir versuchen unser Bestes. Nicht immer gelingt alles, aber ich kann Ihnen versprechen, wir versuchen es wirklich. Cioè, grazie a voi tutti per la partecipazione, per le domande che avete posto, anche per chiederci di fare il massimo, di dare il massimo, cerchiamo di farlo in collaborazione con il Comune, e ringrazio proprio i rappresentanti del Comune anche per l'ottima collaborazione. L'impegno c'è, questo lo posso dire, lo sa mia moglie, lo sa i miei familiari, lo sa chi mi circonda, chi lavora con me. Non sempre ci riusciamo, però c'è la buona volontà, e qui oggi ho potuto dire certe cose perché grazie a miei collaboratori, collaboratrici che lavorano e cominciano ogni giorno, loro che preparano le carte, anche tutte le cose per poter poi realizzare, oggi mi hanno potuto dare questa notizia, l'anno esatto lo puoi dire, e così l'ho detto. Grazie anche a loro. Buon lavoro. La signora sindaca, lei la parola in chiusura. La ringrazio veramente sentitamente per la sua presenza qui, veramente molto costruttiva, e sono contenta anche di quello che ci ha portato oggi. Io voglio anche ringraziare allora la Giunta per tutto il lavoro fatto, ringrazio il Consiglio Comunale per i contributi che apporta, ma soprattutto anche voglio ringraziare anche il collaboratore del Comune, perché tutto questo non potrebbe essere realizzato se dietro non ci fossero persone che si impegnano e lavorano costantemente. Per ultimo, ma non perché siete meno importanti, io invece voglio ringraziare tutti i cittadini e cittadine, perché io sono spesso quasi tutti i giorni in Comune e voi venite da me e mi dite quello che c'è da fare. Io cerco di ascoltarvi, non
sempre, posso forse accontentare tutti, e ascolterò volentieri anche il comitato poi che si è proposto in un consiglio comunale, perché vogliamo dare spazio anche a quelle che sono le vostre richieste, perché è da voi che parte poi quello che serve, no? Quello che ci guida un po' per fare le cose al meglio per la nostra comunità. Quindi grazie ancora, grazie della vostra presenza. Grazie ancora a voi. Grazie a tutti. Adesso c'è il presidente Claudio, abbiamo capito che la sindaca ama il suo lavoro come lo ama il governatore, come ama la vice sindaca, come tutti noi amiamo la nostra vita e cerchiamo appunto di renderla migliore per tutti quanti. Ci vediamo al rinfresco, grazie per la vostra attenzione, fin tanto. Io sono venuto in treno.